cosa differente che hai da noi. Ma lo vedo dal Emperor, grazie mille per la cosa che è finché la barca va a Leim, lascia la mouse ti verso. Vabbè, ho capito, ma è la cosa che è collegata all'audio. Ma non c'è, è dal da OBS che si sente basso. Perché ho la lingua sempre rotta in questi giorni? Che sta succedendo? È piccante oggi. Ti avevo promesso. Grazie Giusmone, grazie anche a Nio più sushi. E anche a Nio, sì. Dici, io volevo dire una cosa. Ah. Esatto, Nio più sushi, grazie mille. No, io con la lingua che si fa? Non lo so. Questi giorni è così. Prima è la sento intorpidita, poi dopo è piccante. Poi torpedine. Oh. Comunque, volevo dire che per stasera, come diceva Liezer, io ho un'arma segreta ma inaspettata. Non dire cazzate. Non è che perché fai una partita buona, allora no, hai no, l'arma non è segreta. Stata una, non è stata una partita, se non l'avrei. No, di più. Ieri sera ho fatto una strage con il longbow. Ma è vero, oggi dobbiamo tornare. Come farà cazzata stasera? Non farà mai mezza miseria. Il longbow, ragazzi, che l'ho sempre snobbato. Che poi è sempre stato in meta, Sarà lo zenzero. Non ho più toccato caramelle dopo la serata di For the King. Per sicurezza e comunque sotto lavoro. Io ieri sera ero tramortito, quindi non ho neanche provato a giocare a niente. No, ieri con Vector ho fatto sono arrivato quasi a 2000 danni in una partita con Longbow. Mi sono messo lì, sparavo nell'altra 1000 qualcosa, delle stragi. Non so come gestire le munizioni, l'unica cosa, perché comunque, non so quante ne vanno prese, però... Partiamo al gioco. Io non vedo l'orzo. Dai, vediamo un po' questo... C'è la barca Valheim. Io non voglio essere girato così, fatemi specchiare questa cam. Va, perché non l'ho mai fatto? Dov'è? Trasforma. Cacchio. È bloccata, fammela sbloccare. Ecco, pomeriggio ci alleniamo un po', Se vuole venire anche Moro o Liezer. Io ho la live. Ah, è vero. Ma l'hai finito? Sai che non ho visto. No, penso tra oggi o al massimo settimana prossima. Dovrebbe mancarmi un paio d'ore. Tra l'altro, amici, vi ricordo che è uscito il Thermobest ieri, quindi recuperatevelo, su YouTube, se non l'avete fatto. Meglio. Sempre 2-3 stack per le munizioni di cecchini, che è quello che ho fatto ieri, ma mi sono ritrovato senza. Dipende come giochi. Bokrim. Grazie Bokrim, perché grazie, se arrivi bello. Secondo ma stai camperato non fai una kill, non è che stai imparando a giocare, allora, semplicemente no. Hai cambiato stile di gioco. No, è che ieri avevo 2 stack e mezzo e le ho finite tutte le munizioni, infatti ho fatto un botto di danni alla fine proprio. Se siamo nordici li facciamo bianchi lucenti quasi. Allora, capelli. Nuovo. Come... No, ah, è terribile quest'uomo. Ma dobbiamo prima creare il personaggio per sì, devi fare gioco. Penso di sì, c'è solo quello da fare. E basta, è finito. Molto capelli e barba. Molto customizzazione. Vediamo come lo posso chiamare. Quanto sbarella la barba, scusa. Ma bello la barba che sbarella. Mi sono creato il personaggio, ragazzi. Ovviamente Carle. No. È il mio volume di questo gioco, per favore. È a 5 dal mixer, devo abbassarlo dal gioco. No, troppa così. Era questa. Ok. Posto, ora va molto meglio. Inizia quindi, bisogna andare singles. Allora, lo chiamiamo. Non è che c'è un tutorial? Non credo, no, mi sembra di no. Mi sembra di no. Pierluigi. Beh, non so se te lo fa fare quando entri di gruppo, ma non... Grazie, due piedi. Sta, due piedi. Quasi, due piedi, quasi. Se ricordo bene, non c'era da fare cagate. Amici, ah, no, lo sapete cosa mi è venuto voglia di scaricare l'altro giorno? Ma si può unirsi al gioco, vai, Moro, creato. Nome del mondo... No, non c'è il tutorial. Oggi ho comprato Porfido. Bloons su Play Store, è vero? Allora, ragazzi, c'è Bloons si sconta 1 euro e qualcosa sul Play Store, Salve, ragazzi! Grazie, Giastra Fronte. Non mi ricordo cosa stavo dicendo, Mary, scusami. L'hai già finito io. No, era un'altra cosa. Devo far vedere le password,
Gioca fino in 10. Ah, mi è venuta voglia di riscaricare Diablo. Perché non l'ho mai finito io. L'avete fatto sempre senza di me voi. Anche in che live. Non c'ero. E in live l'avete fatto due volte, proprio perché io non c'era lui. Scemo. Vabbè, adesso aspettiamo il 4, scusa. La prossima dovrebbero presentare. Ma perché ho visto un attimino Berro e mi è venuta voglia, ho detto, perché non l'ho mai finito? Potevo finirlo. Invece l'ho giocato solo fuori live. Chiedo a Esprit se vuole giocare, che tanto lui si sta cose. Inizio. Password, ragazzi, è sempre la stessa. Oggi mi è arrivato il cofanetto degli X-Men, tra l'altro. Andiamo. Password è sempre la stessa, aspetta. Ma io non ti vedo online. Sì, che ti vedo online. Scherzavo. Era una burla. Fare ancora, mi sa. Infatti, non è successo niente. Vabbè, ma la trama di Diablo, la prima run, la fai in Sync. La decina di ore neanche la fai. E non dura tanto. Mi ricordo che non durava tanto. Fatto 4 volte per arrivare alla difficoltà massima. Io mi ricordo con Karim, una volta avevamo fatto un livello tutto fottuto io di cervello, tutto sì, quello, colorato. Tutto arcobaleni, sì. Sì. Ma non è vero, Blizzard non è sparito dalla trama proprio mai. Long, ma io ho messo in italiano, non l'ho tradotto questo. Alcune cose non sono tradotte. Marche, che cofanetto è? Father Odin. Ragazzi, words. Allora, adesso entro nel gioco, poi se mi date un attimo ve lo vado a prendere e lo faccio vedere. Ma non trovo la partita. E no, non riesco. For centuries this world slumbered uneasily, but it did not die. XCOM 2 l'ho preso a 4 euro. Anche se è lento, ragazzi. Stava a 4 euro su Steam XCOM. Non sono riuscito a leggere quasi niente. Poi Marco mi parlava nelle orecchie. Ma cosa stavi leggendo? Stavi facendo... erano delle... Era la trama. Come? What's quella cagata, era la trama. Ah, sì. Un io piccione sul lampione, attenzione. Fatemi vedere la cutscene, per favore. Che bel culo che ha questo culo. Il mio personaggio è Thor, me ne sono accorto adesso, ragazzi. Il mio è Pierluigi Pardo. Cioè, sono mandato da Odino con un corvo. C'è una signora vestita da corvo. Ma ci manda corvo. Odino? E io ho fatto Thor? Certo. Che storia. Ah, siamo arrivati qua. Ma che okay, io gioco con la tastiera, ma è consigliabile? Non ha chiesto la password. Io userei la tastiera per un gioco del genere. Poi magari è fatto benissimo. Beh, dovrebbe essere la Dark Souls, quindi non so quanto sia... Penso è un nera, è la solita. Io non me la ricordo. Ho provato la solita. Devo scrivere. Non è l'altra solita. Sarà l'altra solita. Qui. Ma non mi fa. Era l'altra solita. Vedi. No, aspetta, io ho fatto un Ishiti, ma non è successo niente. Poi ho fatto gioco e mi è partito in single player. Ah no, eccola. Vieni qua. Vai, sono salito di livello. No, ho migliorato la corsa. Blitz, tra l'altro, lo seguiremo. Ma perché sto sudando, tra l'altro? Nella vita vera o no? O nella vita finta. Oh, dai, enterate. Sto in caricamento. Carlettone, I have arrived, si è bloccato tutto. Ah, ma fa tutta la... Si può saltare? Allora, guardati anche te. Tanto parlo con Hugin. Hugin Ho. Si può saltare, che tanto non... Ah, ma quindi è tutto tradotto tranne che la storia. Cosa gioca, è diventato famoso ultimamente, perché è appena uscito. Sì, è uscito. È uscito la settimana fa. È uscito, non è un gioco tricla. Le pietre sacrificali rappresentano il perduto, the forsaken. No, il come si... giusto, no? Noi dobbiamo quindi ammazzare il cervo, il lungo, il ciccione, il drago, il basso e il teschio. È così, eh. Ah, ma quindi fai quelli e poi 50 FPS con la 3070 comunque. E che droppa 30. Bene, ottimo, bel gioco, complimenti. Magari sono in due. Sono in volo infinito o a terra? Frega un cazzo, sono in due. C'ho la 3070, porca troia. Ma
Ma perché questa grafica vecchia? No, beh, non è vecchia, è lo stile proprio. Cosa cazzo avete negli occhi? Basta di non sapere le cose. Sta attraversando gli alberi così. Stai arrivando per davvero, non era una cutscene. Sto arrivando io. Ecco, mi no, ma stava attraversando poi tra l'altro. Ma me gira bene, Moro. Aspetta. Adesso muoviamoci un po' e vedrai. Non c'è l'audio. Ma adesso è tutto... Ah, ho dato un pugno a Pierluigi Pardo e mi ha dato una luce. Dato un pugno. Ma io non adesso sento l'audio. Smormellato, però. Non sento l'audio di gioco. È un problema. Sento solo la musica. Abilità migliorata, run 1. Ah, perché è la 0. Jump, anche jump. Ah, già che c'è la stamina, però, che fa fastidio. Così. C'è aumentato, effettivamente, è uno di quei giochi dove se modifica la grafica migliora il frame rate, però... Ma perché? Che grafica c'ho io? Fammi vedere. L'audio delle cose che fai è veramente scarso. Io abbasso le ombre come sempre perché mi fanno schifo tanto le ombre. Non servono a niente, va bene? Insomma. Madonna. Che giochi, scusami. Mamma mia. Ah, fa stai zero. Quella che ti rende molto stai 3G. Facendo la pipì. Fa zero, fa no, non servono dai. Come le mitragliatrici su Worms. Dalla schiena servono, stai facendo la pipì. Ma anche tu. Allora, ma te, Marco, dove sei andato già? Sto farmando la legna. Ma porca troia, ma aspetta, facciamo prima le robe sono che qua. Vanno fatte. Ma che vuoi, faccio quello che voglio. Stai vabbè, zitto. Poi dopo... Sono qua, dimmi. Si lamenta. Di che cosa mi lamento? Di livello, che? Ragazzi. Grazie, Romax. Ho già la legna io, costruisco un mitra. Mio Dio, ragazzi, Magical fate Stone. Control. Fate control. Allora, ma... Mio Marco, Dio, che ragazzi. Ansia. Mio Dio, ma cosa ansia cosa? T'ho detto fai contro, non t'ho detto scopri. Ma fai, facciamo, vediamo sta cazzo di storia. Ma sì, c'ha ma la che storia, un attimo. Ogni volta. Sei già andato bene. A farmare, già costruito. Ma sono qua, sono, era di fianco alla pietra la pianta, cos'è? Allora, ma questo era il primo, scusami. Se mi sposto. Lui si leva dalle palle. Ma che troncone che c'è sopra, l'Yggdrasil. Ma qua non è tradotto un cacchio però di loro. No. Aspetta. È scomparso. Salva posizione. Luogo già è aggiunto alla mappa. Ma nella mappa voi ce l'avete... Sì, penso sia il coso delle... Il simbolino di sto posto. Se fai... Ma M c'è un pene. Sì, comunque vedo i cosi, Stone Age qua. C'è Eikir lì. Ah, visible. Cliccate M e poi mettete visible to other player. Ok. Vedere. Ok, adesso ci vediamo tutti nella mappa. Non so a che distanza, però. Allora, noi dobbiamo andare a fare. Ma sto coso ci segue ogni volta che lo premi? Credo. Sto coso si sposta sempre. Dove cazzo è? All'inventario. Il corvo è qua da me. Ah no, qua mi sta parlando. Questa è la schermata di inventario e la lavorazione. Le nuove ricette saranno sbloccate una volta che avrai tutti gli ingredienti necessari per realizzarle. Migliorato il jump 2. Prova a cercare una mazza di legno, un'ascia con pietra e legno. Ma mi sa che questo ognuno lo deve fare per i fatti suoi, Ma sì, credo sia il tutorial, però da me non... Dove cazzo è andato? Prova a creare una mazza con legno e un'ascia di pietra. Dove era da te? A me era su una delle due pietre prima. Com'è l'inventario? Ah, sacrifica la stone. Aspetta, posso leggere... Oggetto richiesto mancante, inserisci oggetto. Ah, qui ci andranno. Aspetta. Ah, sei di legno, devo fare branches of iron. Una mazza con del legno. Dovete rompere l'alberello che ho rotto Sound prima. Of thunder is voice howling gale. Un cervo. Ok. Che immagino. Allora. A casa fallo. Pipo. Okay. Lì sarà il nostro obiettivo, immagino, quello che c'è nella mappa. E sarà il Baos. Quindi, noi... Fammi vedere come cazzo... Ecco, è troppo difficile. Aia, ma mi sta menando uno! Ma chi è questo? Marco, è un goblin, prendilo a pugni. Spacchiamo la faccia. Sono senza stamina. Aspetta, fammi fare il randello. Adesso ho il randello. No, questa è la... Ah, con la rotella non cambi l'ho le armi. L'ho ammazzato di botte, Marco. Buona. Se fate con la rotella vi allontana solo la telecamera e ve la avvicina. Dovete fare 1, 2, 3, 4, 5 per le armi. Ok. Well meet, vediamo che mi dice. Ah, allora. Si può attivare anche il PvP, tra l'altro. This magical stone will scatter the stone. Toglietelo. Cosa? No, dovrebbe essere già disattivato il PvP. Ma che
No, io ho menato Moro, non è successo niente prima. Questa è la schermata di inventario e lavorazione. Le nuove ricette saranno sbloccate una volta che avrai tutti gli ingredienti necessari per realizzarlo. Prova a creare una... Questa è la schermata? Qual è? Ciao, fai tab. Quella lì, comunque. Questa qui, vabbè. Servono 6 di legna per fare il randello. Grazie, cacca. Una mazza con del legno e un'ascia con pietra e legno. La pietra non ne ho idea, sto cercando anche io. Credo questa. Sassolini questi qui, sì. No, non li puoi rompere. Ah no, aspetta, questo è troppo grosso, mi sa. Eccoli, questi piccolini saranno, sì. Aia, che pugni nelle mani. Ok. Devo ammettere che l'erba non mi piace. È sempre sta patria di sfocatura, però che dà fastidio. A me io ho tolto sia Blur che Bloom. Mi piace un sacco sta grafica strana. Invece questa è il Bloom. Sono le mele. No, non è neanche il Bloom. Proprio togli così. La profondità di campo, togli. Ma perché ti scatta lì, Ezan? No, è che c'è quell'effetto un po' sfocato sull'erba. Ascia di pietra. Servono 5. Mangiare 5 cibo aumenta la quantità totale di salute. Mangiando diversi tipi di cibo può aumentare ulteriormente. Ok, io ho preso delle mele. No, erano dei lamponi. È un cinghiale qua. Li mangio. Sto prendendo la legna. Ne mangio. Ho ucciso un cinghiale. Non puoi mangiare oltre lamponi, scusa. Oltre lamponi? Non posso mangiare oltre lamponi, Marco, scusami. Bene, io mi faccio un'ascia. Legna. No, l'ascia non si può difficile. Fare. Servono altre pietruzze. Ma c'è solo il cibo qua, quindi. Zero. Come status? Quello che vedo. 5 vita sembra. Credo ti faccia bere. No, in basso a sinistra vedo solo la forchetta. No, infatti, credo ci sia la sede. C'è effettivamente qualcosa. Grazie, Mustafabio. Servono le pietre, ma non le trovo più. Eccola qua. Guarda, ah, no, aspetta. No, sì, c'è solo. Ma il fuoco non si può. Sono già bello che studiato io, guarda. Ascia di pietra, fortissimo. Ma come allora. Le stai imparando? Scusa, a me c'è solo il randello. Perché quando raccogli poi la roba te lo dà. Ogni materiale che prendi poi ti sblocca le cose che vuoi fare nel... Grazie, Seneri. Grazie, Seneri. La telecamera si farfalla quando... Quando punchi... No. Telecamera? Ah, praticamente per gli alberi grandi quando farete l'ascia dovete prima buttare giù il tronco e poi menare il tronco per terra. Ah sì. Qua ci sono altri lampioni. E si taglia... No, dovete farlo più volte. Cioè si taglia prima in due pezzi, poi dovete tagliarlo ancora. Che paura, Lienz. Ma le rocce non le ho trovate a mezzo. Sono sassolini che trovi per terra, sono le rocce proprio non piccole. Non le vedo. Non ce ne sono un cazzo comunque. Non voglio io sono andato... bastone, voglio farmi direttamente... Io sono entrato dentro la foresta un pelo per trovarli. Comunque è bello tagliare, cioè ti fa proprio tagliare prima il tronco, poi il tronco in due e poi tagli ogni singolo pezzetto. Oh, ascia di pietra, martello, ok. Aia, che scatto che mi ha fatto. Oh, ma dove sono i sassi? Ma non c'è Pietro. Io ne ho scattone solo te ne ho uno in più, però. E che qui tolgo zero, non la posso prendere da qui. Sassolini. Ma le abilità dove le alza da solo, quindi, in base a quello che fai? Sì. Cioè, te più colpisci, più... Ok. Ti sale la roba. Eccola una pietra. Ok, faccio... Con questo nelle tue mani puoi alzare alte sale e possenti fortificazioni. Un martello. Ah, l'avete craftato, ma durabilità, martello? Ripara a livello... Io il martello me lo faccio. Vuol dire puoi alzare alte sale e per costruire, ok. Sì. Cos'è qui? Tunica di change. Ho trovato un deposito di pietra. Cos'è qua sopra? Start by building a workbench. This is turn enable construct other things. Jump. Ah, qui sono le abilità. Trofei. Quindi? Questo è il PvP. Va bene.
Sì, ma non è nuova sta cosa di tagliare l'alberi in più pezzi. Ah, ragazzi, le vostre. A che punto siete delle vostre abilità? Lo vedete in quei triangolini su Tanz. Ah, ok. Beh, non è nuova la roba di tagliare gli alberi in pezzi. Sti grandazzi, non lo usa nessuno. Ed è una roba molto carina. The Forest non è vero. No, già venivano. Cadevano già in pezzi. E questo chi è? Ma è una megera. Ma cos'è? Un Grayling? Una megera. A scemo. Fate esplodere, ragazzi. Ma avvelenato. Che altri giochi tagli l'albero? No, ma allora io mi ricordo anche Artward, mi pare si chiamasse, ragazzi. Ve lo ricordate Artward, sì, quello che facevamo io e Gatto? Quello lì aveva questo sistema, se non mi ricordo male. E qui, bastardo. Ma si rompono lì? Sì, gli oggetti si rompono. Un pezzo in merda laggiù. Ma il corvo continua a seguirmi, quindi? Certo. Mangiare cibo aumenta la quantità totale di salute, certo, siamo tutti d'accordo. Imbecille. Comunque, ragazzi, in alcuni alberi, in alcune cose, Accetto devi cliccare una volta e ti dà la quantità di roba che stai farmando. Altre volte devi premere due volte. O te la tira fuori dal terreno e poi dopo la devi prendere. Un po' di carne in Quindi, tipo, casa, con un le po' di pietre non me pelle. lo fa, ma col cibo sì. Ho dovuto premere due volte. Si poteva fare in altri giochi. Ma non è merda la texture, ragazzi. È la grafica, è fatta a pixel. Però è rimasto. Beh sì, ho la scritta, vai I tranquillo. pixel sono. Cioè, È è così evoluto, proprio. non è Poi vi può non piacere, per texture di carità, merda. Pare. Posso tagliarlo? Beh, c'è il Ancora corvo così. qua, cosa ci fa qua? Ma perché le cose sono in inglese al 30? Vabbè. Ragazzi, ho Paura, trovato una ragazzi. quantità di pietra incredibile. Aspetta, fammi raccogliere questo intanto. Qua c'è Pierluigi parte. Moro! L'ho ucciso, cos'era? Ma Non ho fatto in tempo a leggere. aspetta, c'è uno Vabbè, ho preso stronzo. del cuoio comunque. Marco, mi sa che ho distrutto tutto qui. Mamma, che randellata che gli abbiamo dato. Prenditi il drop. L'ho preso io? Sì. Dov'è Cos'era? sto bordel? Era la gelatina qui. Ah, Ah, la basta resina. passarci sopra per raccogliere la roba. Ma tu non hai vita. Mangia, No, ne ho ve la perso un rigenera a po'. tempo però. Ecco qua. Vabbè, Voilà. una fragolina direi che Ma basta. credo di star mangiando, non so perché me l'ha messa in basso a No, sinistra, ma sì, a non me sta capisco. salendo. Ho Sì, lì mangiato vuol la dire che hai fragola e mi mangiato sale. Ah, ok. qualcosa. Adesso ho 18, 19, sale Qua piano ci sono i piano. funghi, ci sono. Dov'è Liezar? Aspetta che Dove sono l'andiamo. in giro? Ah, eccolo lì, in È giro. laggiù in fondo. Prendo questo alberino qui. Non so quanta legna effettivamente. Com'è troppo difficile? Ma scusa, butti giù l'albero gigante, ma questo è troppo difficile? Moro, non stai facendo un cacchio, anche a te te lo sta dicendo. Troppo Ah, difficile, non non so sto perché. male. Perché scusami, puoi buttare giù quella quercia gigante, Sì. l'alberello bianco Ma no? perché è durissimo, si vede, di acciaio. Guarda, questo te lo fa buttare giù. Ma guarda, questo lo posso buttare giù. Sì, ma aiuto. Che ci metti a mezz'ora, insomma. Butto Ok, la tutto. Madonna, cosa sta succedendo lì sopra? Tra l'altro, tra un po' devo rifare l'ascia praticamente. Ho fatto Ma il un HP. fuoco? Oh, c'è un mestolo! No, Moro! Marco è morto. Ha preso danno? Io ho la torcia, spegni sta cacata. Oh, e spegni sta. Ma il fuoco come si fa? Non ho ancora C'è la torcia trovato. su uno. No, ok, ma La il fuoco resina, a la terra. resina mi sa dagli alberi o Ma dai ce l'ho la goblin? No, dai resina. Io goblin mi sembra. E l'ho trovata la resina. allora prova a Ma non mi ha craftare. dato la cosa per C'è un farlo. altro moro dietro di te. Ma scappa il vigliacco, vieni qua, Basta vigliacco! sta torcia, perché mi continua a attivare? Ma la tolgo dall'inventario. Un sfondato di merda, proprio. Allora. Quanta legna avete, ragazzi? Io ne ho 50 più 1. Ma intanto non so neanche cosa La serve la resina, legna, eccola. quindi. Cioè, stiamo farmando, ma per cosa non si sa. Vabbè, poi vedremo. Qua è caduto Allora. un albero. Lo butto giù definitivamente. Vieni qui, merda! Miseria. Se io mangio un fungo che è un altro cibo, vedi, mi dà Avrà delle il capacità sexo. diverse. La vita è questa. Questa è la fame e questa è la vita. Ora sto buttando giuste cacate io.
Allora, quindi devi farla, dobbiamo fare la workbench, mi sa, adesso come obiettivo. Chi te l'ha detto? Prima il corvo ha detto che... Maia! No, ragazzi! Allora, mi è caduto l'albero in testa. Però e ti fai danno da morire. Ma si è distrutto sangue. Tutto l'albero, anche e questo. Tra l'altro mi ha preso in testa e per terra c'era tutta la macchia di sangue. È stato terribile. È stato terrificante, è stato. L'albero uccide. La natura fa male, ragazzi. Madonna mia. Vabbè, non voglio neanche prendere troppa legna, che sennò... Notte. Io vorrei trovare un posto anche dove fare la casetta, perché... Ma la casetta mi sa che... Cioè, prima... Non ci possiamo farci prima intanto dei... Prima facciamoci dei focolari, dei falò. Ma vorrei trovare un posto più che altro. Ma il posto... Prima giriamocela... In mezzo al bosco. Giriamocela un po'. Cos'è sta roba? Ah, dente di leone, quello che soffia e fa... Oh, quello lì, no? Certo, certo. La cosa buona è che puoi tenere la torcia in mano e menare le cose durante la notte. Con la torcia, però. Sì, con la torcia... No, no. Con l'altra arma che c'è nell'altra mano. Tipo, la sinistra... La sinistra ti tiene in mano la torcia e con la destra ti mena l'albero. Basta questi alberi bianchi che non ce la faccio. Ho rotto l'ascia. Gli oggetti no, conviene rifarli, mi sa, ragazzi, più che ripararli. A meno che non hai un'arma incredibile, mi sa. Ma... Grazie, Nico. È tutto bosco qua, io non voglio il tutto dobbiamo bosco. Dobbiamo raggiungere dell'acqua, dobbiamo raggiungere. Dobbiamo fare... Dobbiamo ma l'acqua farci... ce l'abbiamo lì a sinistra, andiamo di giro. L'acqua. Dov'è a dov'è? Sinistra? Dimmi la mappa. Io non la vedo. Ah, sì, lì c'è la spiaggia. La mappa si sblocca solo per... Io vedo lo stesso disegno di prima. Allora si sblocca solo per chi lo vede. Ho sbatto le tibie sui cespugli. Oh no, sono stanchino. Andiamo a esplorare, andiamo a cercare l'acqua. Sono rifatto la... Riparare gli oggetti sicuramente sì. Io l'ho buttata per terra, me la sono rifatta, lascia okay, però per adesso. La rifarò. Ciao amici, ciao a tutti quelli che stanno arrivando adesso. Sembra... Per adesso sembra interessante il gioco, vediamo un po' cosa c'è da fare. Già che puoi fare i boss e queste cose qui, interessante. Bestia, ma chi è la bestia? Ma era un cervo, ma era il demonio era questo, scusatemi. Anche forse ci converrebbe ucciderne qualcuno poi. Con cosa? Con i pugni nelle mani. Io c'ho il randello. E mettito al culo, non ti avvicini ai cervi. Devi andare stealth, con control. Hai ragione, Marco. Non mi prendere i sassolini qui. Che adesso non bella, zio! Sento freddo, Marco, ho il cagotto. Sento freddo, questo mi ha morso. C'è il corvo qui davanti, insieme a un cinghiale. Che mi dici, Ugin? Ah, certo. Ti dice giustamente quando la temperatura è troppo alta ti cerco uno shelter o una fiamma fiammosa. Grazie corvo. Qui c'è un pistol, Marco, una pietra. Pietra runica, leggi. Leggiamo. Non si capisce un cacchio. Ah, ok. Give thanks to Frey for the rain and sun. Sono the shoots that break her skin. And the fruits of the vine. L'uva. L'uva. Scrivi l'uva, scrivi. Grazie Medino for la carne e le ossa. The smoke from the cooking fire. The worm pelt. Cos'è pelt? Cos'è pelt? The worm pelt che sarà... È una pentola, chiaramente, Marco. Va bene. And the strength of your heart. Ok. Ci vede un piffero, voglio... Una luce che si punta. Voglio una torcia elettrica. Dov'è Liezza? Ritroviamo. Eccolo qua. Andiamo a vedere in spiaggia se c'è qualcosina. Dov'è la spiaggia, Marco? Scusa. Non c'era una non specie di spiaggia? Basso, ma a parte che abbiamo creato un fallo nella mia mappa, ragazzi. È veramente un fallo, senza volerlo. Più o meno. Uno scroto un po' prolungato. Dov'è Liezza? Di qua. Ma quindi sono io il biondo, Moro il rosso e Liezza cos'è? Il pirla, credo. Di cosa? Di capelli. Bianco. C'è un'altra runica incisione. È tornato. Ma qui sopra c'è il cervo. You have found the summoning place of the Forsaken. Of one of the Forsaken. Make the correct offering and altar. Ah, dobbiamo donare all'altare quale hunt cosa? Hunt his skin.
The Forsaken are not easy prey. Che vuol di kin? Craft of wicked weapon. Gage del... ecco. Caccia i suoi kink. I suoi fetish. Ma lo... magari me lo leva. Prendere un po' di pietra anche qui, no? Vedendo che è diventata così rara il giorno d'oggi. Qua c'è una pianuretta. Qua c'è bella, una bella collinettina. Oh, un'altra pietra. No. Tutto. Sono l'uomo del farming. Fruttare. Dove... non mi dispiace sto posto, però in realtà non c'è un cacchio. Ma c'è una casa qui, oh. Almeno ci ripariamo dal freddo. Dentro. Ma dov'è che mi segna il freddo, scusate? In alto, me l'ha solo detto. Di fianco alla mappa. Ah, cold, eccolo lì. Metà tradotto, metà no. Ma l'ingresso. Vabbè, ma è... ma la traduzione c'è scritto che l'italiano è stato fatto dalla community. Vabbè, probabilmente è una cosa importante, scusa. Lo faranno anche meglio più avanti. Non, ma... si vede proprio che non è importante. Da quando in quale italiano è importante, scusa. No, da quella cosa lì, perché non hanno tradotto cold, scusa. Oh mio Dio! E lei chi è? Che fa? Ma sta picchiando qualcuno. Marco, becille, ma è divissimo. Ma è vicini di casa. È vicini di casa, questo è infestato. Non è che ci cambia molto. Come no? Shelter mi dice. Sì, ma cold rimane cold. Magari devi rimanerci magari... un po', eh. Forse devi rimanerci un po'. Magari siamo a posto, però il falò non lo posso fare. No, perché devi fare prima la workbench, che per farla... semi di faggio. Il motorino di GTA. È diventato notte da me intanto. Ragazzi, secondo voi per fare... allora, arriviamoci vabbè, col pensiero. Col pensiero, no? Per fare una workbench serve il legno, la pietra... il ferro, forse, le seghe... il ferro lo vedo duro, nel senso... certo, è ferro. Non saprei dove... non ci sono giacimenti. Non c'è un orologio. Per farlo dovete prendere legna, pietra e selce. La selce. Vedi, che andiamo in spiaggia, si trova spiaggia nella, sicuro. Nell'acqua. Ma non so dove cazzo è sta spiaggia. Allora, ma tutto segui me che io la vedo già nella mappa. Ma come fai a vedere? Tu c'è la mappa tutta sbloccata, avete? No. No, io la vedo a destra però. Quella in teoria è acqua. Il problema lì è che mi sa che prima dell'acqua c'è una montagna. Per me quella lì è una montagna, Liezza. Quella è a sinistra comunque, non è a destra. No, io la vedo a destra. Oh, quindi allora vediamo cose diverse. Scusate. Vediamo cose diverse, mi sa allora, Sì, no, stiamo andando all'opposto. Tutto oscurata, ma qui l'acqua. Solo... Io la vedo tutta a destra, pensa. L'acqua di questa. Questi sono lamponi. Tongs. Ma allora facciamo lì dove c'è quella casetta lì. Facciamo la base lì. Cinghialotto! Aspetta, sono stanco. Cerchiamo. Potresti mangiare ancora. Prima. No, qua c'è il pork, ragazzi. Hai ucciso il deer. Io sto prendendo anche i denti di leone, ma non so assolutamente a cosa servono. Non sarà quel coso? Vediamo se è un gioco fatto bene. È fatto bene, la ragazzi! Selce. La selce! Adesso sono bagnato e morirò di cagotto io. Ragazzi, ho trovato due di selce e qua credo ci sia un giacimento di selce o qualcosa del genere. No, credo sia una pietra bagnata, Marco. Ma è uguale alla selce come texture. Ah. Cioè, la selce è quella ma piccola, tutta unta. Devo ringhiare qua a sinistra. Cos'è quello? Chi sei tu? Ah, è un uccello. Era un osiello. Un'altra selce. Un'altra selce. Un'altra selce. Un'altra selce. No, questa è una pietra. No, l'ho scappato, mia. Ho dato fuoco al cinghiale. Moro. No, si è spento subito, ma scusami. Ma grazie visto al cielo? Ecco, a proposito. Molto bello, stellato. No, c'è un albero... cos'è? L'albero l'ho visto già prima, è lì. Ragazzi, c'è un porcello. Vai fermo, focussato. Aia! Mi ha provocato del danno. Ragazzi, ho la testa di melone. Aia. Ma tua sorella cosa fa? Oh, anch'io ho una testa di porcel. A mani nude proprio. Oh. Però non ho più la torcia. L'ho ucciso. Posso rifarla. Mi ha dato altro cuoio.
Ma la testa a che serve, ragazzi? For a nice decoration in a any house. Ma chi se ne frega? Bello. Ah, qui c'è la pietra magica. Vabbè. Questa terra è dura e selvaggia. Ma a me non sta sbloccando nulla. Eh no, ne serve parecchio. Io ne ho 5 di selce, ne serve di più, si vede gli altri. No, in teoria te la dovrei sbloccare già con uno. Questo è sbagliato, cioè dovrebbero mettere le cose oscurate che poi comunque le puoi vedere, quello che ti può sbloccare. Scusami, no, in teoria dipende... Ma così non puoi mai sapere... Eh no, appunto, devi scoprirle. Non me ne raccoglie le cose? Dovete fare il martello, ce l'abbiamo da mo'. Ah, aspetta, menu di costruzione! Ah, è da qui, lavorazione, workbench, ce l'ho. Ce l'ho, raga. Dovete prendere il martello e poi quando ce l'avete in mano fate il tasto destro. E ci avete tutte le cose che potete fare. Ah, ti dà consigli, vedi, ti dice, per cacciare i cinghiali devi andarci piano piano. Senti freddo, ragazzi, c'ho un vieni freddo. Qua, e lasciarli mangiare. Marco, no, questo è Pierluigi Pan. Hanno paura del fuoco. E pipiri pipiri. Com'è che avete fatto? Vieni intorno al fuoco. Devi prendi il martello in mano, fai tasto destro. Ah, col martello. E c'hai tutto quello che puoi fare. Lavorazione, edifici. Ok. Ma posso... cuocere qualcosa? No. A me il cinghiale cosa mi ha dato? Mi ha dato solo la testa e la pelle. A me l'ha dato, io ho carne. C'ho 7... Non puoi usare carne cruda su fuoco. No, non fa tanta luce, effettivamente. Fa intorno al fuoco. E come la uso, la carne cruda, scusa? Ma tu hai la carne? Ah, così. Ho ammazzato così, così, il cinghiale. Così. Ma a me, ne ho ammazzati 3, ma ho dato solo le teste e il cuoio. Ah. Cucina oggetto. State attenti, che dovete tenerli... Dovete stare... Mi sa che come Rust, dovete giorno stare 2, ragazzi, Stonks. Ok, col martello in mano, se punti verso le cose puoi anche riparare. Non c'è spazio, perché immagino abbiamo già se riempito, hai okay. Sì, una testa l'abbiamo messa, ok. E quando è pronto, però? È pronto? Ho sentito... Sembra di sì, perché si sta ragazzi, illuminando. Ok, sì, l'ho presa, terribili. Carne cotta. Piatevela. Come andate tutte e due, eh? Vabbè. Ma me ne metto su altro. Amici, io direi che mi metto a farmare legna per l'edificio comunque. Ma lo vogliamo fare qui o vogliamo fare nella pianoletta più in su? Io non lo farei qua, lo farei più al centro della situ. Quanto cibo? Ma io sai cosa? Che non vorrei che poi dopo ci pentiamo perché ci sono posti più belli. Vorrei esplorare un minimo. Che tra un po' finiremo anche lo spazio nell'inventario e quindi è un problema. Allora, prendete la carne che dovrebbe essere pronta. Dov'è? Okay. Prendo una. Tutto io, Marco. Aspetta, allora vanno tutte queste. Quanto mangio? La mappa quanto è grande? E questo cerchio gigante. Ah, quando... la carne mi riempie tutta la mappa. La mappa è veramente di grande. Ma la vita, infatti, va sua. La mappa è bella grande, ragazzi. La mappa... Moro, fai la mappa e vai indietro mappa con la rotella. Questo è un mondo, scusa. È un mondo intero. Però sì, è bella grande. È bella spaziosa. Poi faccio sapere quando è pronta, quindi. Adesso probabilmente. Sì, il mondo è piatto. Eh sì. Il mondo è piatto, vedi. Tutte e due, Marco. Sì, carne cotta. Potete anche chiudere qua, eh. Ora ma come se si io fa? Posso. Ah, vedete, se puntate lì potete rifornirlo con la legna, potete fare varie cose, vedete. Ok. Va bene, va bene. Tecnicamente, quanta carne avevate? Se martellate per terra, scavate. E che minchia ne so, non ho fatto manco il martello. Io ce l'ho. No. La nebbia. Siamo a Milano? Ma cos'è? Non c'è più niente. Serve il piccone, ecco, vedi, immaginavo. Workbench, arredo, non c'è niente. Ragazzi, ma probabilmente altri oggetti li facciamo dalla workbench. Cioè, prima craftiamo la workbench e poi... ma io la farei... Adesso aspettiamo un attimo. Ah, mi lascia l'obiettivo sotto, mi lascia. Il fatto è che vorrei trovare un posticino... Vorrei esplorare un po' per vedere se c'è qualche zona meglio di quella che abbiamo già visto. Pietro. Ah, qui c'è una torretta, c'è. Ok, ho finito il cibo. Goblin? Ah, c'è un goblin, però. Vedi? Lo sapevo io.
Inutile, non c'è niente qua. Io direi che ho abbastanza legna. Ma che bella l'atmosfera così con la nebbia. Il sole è la nebbia, sì. Ma non si vede un cacchio, però. Ma è bellissimo. Senti la barca zattere, boh, barca zattere non penso. Vanna barca, secondo me sì. Vanna barca. Siamo dei vichinghi, figurati se non ci fa navigare. Qua c'è un lago gigante. Ma secondo me no. Magari non adesso, perché comunque cosa è appena uscito, in early access, quindi. L'acqua non va bene però, ragazzi, non ci siamo. Beh, per la grafica che c'è in realtà non è neanche brutto. Brutta no, deve essere fatta meglio. Aia, che botta mi ha dato, miglior run, abilità run migliorato. Potresti maneggiare ancora. Prendo un sacco di chess. Un consiglio. Io ho 60 di vita, cioè. È il massimo, mi sa 60 perché non sta più salendo. Io sono 28. No, mi sono fatto male, mi è caduto il tronco in testa. Ho trovato dell'ambra, ragazzi. Fanciullini? Non lo so. Chiedo. Dandelion. I funghi danno pochino. Ma i tronchi rotolando hanno sfondato. Sì, ma fanno danno, t'ho detto, Moro. Aspetta. Anche se ti finiscono addosso, immagino anche sulle strutture. Hanno sfondato tutto, hanno sfondato. Ma la stamina mi è aumentata, sì. Io Zarino non ne vedo più le 16, o perché le stai prendendo tutte e tu? Tutte io. Infatti. Ne ho... Io ne ho poche. No, 14. Io ne ho 5. Ma c'è qualche mostro gigante, poi? Sono i boss. Sono i boss. Immagino che poi ci sarà qualcosa. Ah, c'è la pietra. Quello potrebbe essere. Quello potrebbe essere il problema se andiamo avanti a esplorare così. Che ci becchiamo magari qualcuno un po' troppo forte e non c'abbia niente per difenderci. Ma per adesso abbiamo beccato solo goblin. Appunto, ho paura che andando avanti. Guarda che dovremmo qua... poi. Cioè, il boss è da tutta l'altra parte. Se quello è il boss. Ah, ma ho Moro. Più spazio dodge. Mica l'avevo letto. Rotol. Rotol. Bello. C'ha rotolata. Timber, così devo urlarlo. Non posso urlare cade. E questo? Marco, che succede? Ma che vuole questo? Fai tu, eh. Allora, dove farlo? La resina ti drop. Siete andati lontanissimi. Sto prendendo la selce. Bravo. La selce. Alca selce. Rane. Occhio. Ma tre in una volta. Occhio, Lieza, che se come gli altri giochi questi fanno veleno. Ma la sto portando... ce l'avete fatta? Ragazzi, dopo un po' sono triste. No, sono diventato triste, ragazzi. No, Marco. C'è il peso, dopo un po' sei pesantissimo. No, sono tutto triste. Non posso farmare. Come si risolve questa cosa? Spaccate i cinghiali, a merda, sì. Ah, perché c'è il peso dell'inventario. 300 portiamo. Che magari aumenterà, eh. Di buttare giù roba, Marco. Se pieno di roba. Certo, cosa butto? Non stabile. Come si divide? Con control? No, l'ho buttati giù tutti, ragazzi. Come faccio? Sono tutto triste ora. Vabbè, la testa di cinghiale la butto via, sinceramente. Non vedo l'utilità in questo momento. 100, ah beh, due stack di legna pesano 100, ragazzi. La pietra 58. Qua bisogna gestirsela bene, sta cosa, eh. Quanti cinghialari. Basta legna, direi. Vabbè. Mamma mia, sono un cazziatore. Aio. Voilà. Quanta ciccia c'ho uno. Come uno? Due cinghiali che ho ucciso, c'ho uno. Moro, vieni a vedere come sono triste. Adesso arrivo, Marco. Ma sei qua davanti a me. Li posso uccidere solo a mani nude. Ah, ma qui c'è una scritta, un'insegna. Allora, hold, traveler. Never mind my warning. Where are many... have we come before? Ok... No, ragazzi, sono veramente triste. Ah,
Ah, non ho letto prima, qualcuno mi ha detto cosa sono, cos'è Kin. Noi dobbiamo battere Kin. il cornuto. Guarda, Moro. No, Marco, sei Sto veramente triste. triste. Beccati qui sotto. Fammi buttare. Tiè, con contro lo butto prima. Prendo io. Adesso c'ho 299 di 300 Andiamo a come tempo. fare la casetta. Ci stiamo allontanando Sì, inutilmente. almeno Cioè, mettiamo. No, sì, dobbiamo. mettiamo le Anche casse e perché l'altare tutto. dove cazzo era, mo? Ce lo siamo persi. No, La beh, mappa c'è c'è. la mappa tanto con Non ce l'altare. l'abbiamo. Sì. Te che No, so. io ce l'ho. Ah, sì, io ce l'ho. Io vedo, c'ho No, tutto voi lo avete l'altare stoneggio. quello iniziale. Non c'avete È l'altare quello, dove cosa bisogna stai fare. intendendo Quello tu? dove bisogna fare il sacrificio, quello che abbiamo trovato. Ehi, ehi, Era qua. Ictir. È là, lì di fianco. Dov'è? Io non lo vedo, Ektir. No, era verso di qua. Io lo vedo di fianco. Non era quella destra, a destra lì non ci siamo andati. È il simbolo di Sabacco, esatto, è quello che vedo io, Ektir. Ma io non lo No, non vedo, è eh. quello. Lo stanno dicendo tutti, Moro. Ma scusa, Io non quello lo che abbiamo vedo trovato dove comunque. c'era scritto fai il sacrificio. Siamo arrivati lì noi? Perché scusa, non è possibile, non ce l'ho esplorato io. Secondo me la mappa funziona un po' diversa. Ma chi è questo? Faccia di buco. Gente popolo, dobbiamo uccidere i cervi, quindi. Faccia di buco. Vabbè, io effettivamente potremmo andare a depositare a farci delle casse, Ho quantomeno. ottenuto un trofeo. Vogliamo andare allo shelter? Facciamo una Mastery cassetta. X. Una videocassetta, una home video. Mi dà solo il cuoio il cinghiale. Lo devo uccidere a mani nude, quindi. Ah, mi è andato la No, carne. a me con la mazza ha sempre dato teste e pelle, mai la carne. Minchia, quanti funghi qua c'erano. Lamponi questo. Un prepuzio! Torniamo indietro, dai. Eh sì, almeno ci facciamo una cassa, io non posso più portare niente. Sì, torniamo su, va. Ovviamente io sono partito, mi è andato il via per Oh, è qua. farmare, ho già fatto 300 di legna, non c'ho Tesoro più. va sparsi per la mappa, ma. Aspetta, se io adesso Fai un test, fai un test. lo colpisco a mani nude. Vai, vai. No, mi è dato solo il cuoio comunque. Allora, a caso. C'è una cassa qua sopra. Dove? Ah, c'è una No, non posso cancella. mangiare altro Credo sia una fungo. cassa quella lì sopra. O è del. No, sì, è una valigia. A me sembra proprio. Cosa? A me sembra. No, Ma Eliezer. no, non c'è niente, non c'è. Credo sia nulla di Ma è una lootabile. valigia qua? No, sì, sopra, sì. Ma una valigia al tempo dei nordici, cosa facevano con la Dai, è valigia? un È una baule. cassa. Aspetta che la posso aprire. Vedi? Era Ok. una cosa. 16 frecce Voglio io. e dell'oro. Vedi? L'oro ve lo Non c'è regalo. l'arco, non c'è. Lo faccio io l'arco, vedrai adesso. 4, guarda qui. Menu di costruzione. Vediamo se abbia sbloccato qualcosa prendendo roba. Ah, ma probabilmente, ragazzi, facendo la Woodstack, magari ci sblocca altre cose da fare, eh? Col martello. No, non è vero, basta la workbench, è vero, ancora non l'abbiamo messa giù. Con la workbench sicuramente poi possiamo fare roba. Tra l'altro mi aumenta l'abilità dell'ascia. Asce. Quindi io posso E qua? Qui farmare le asce, quindi. Perché c'era un villaggio intero. vogliamo stare qui? No, non mi piace come idea, però. È bello. Ma l'hanno già fatto. Io lo voglio fare io il mio. Fattillo tu. Voglio che ce lo creiamo noi il C'è un nostro letto. villaggio. C'è niente, C'è c'è. già la legna già qua da raccogliere. Io non posso prenderla. C'è una porta. Non serve un cazzo. Yezar, vai, randellate Fanno potenti. solo i tetti questi qui. Ma sbaglio sono più tosti di quelli dell'inizio. Ah, che in due l'abbiamo ammazzato. Miss Jupiter. Grazie No, mille. Grazie, ragazzi! grazie. Come si dividono le Sono cose? pieno. Qualcuno lo Oh sa in no, sono chat? triste. Nell'inventario qualcuno lo sa come si dividono le cose? Vabbè. Anche io vorrei dividere Shift le click. cose. Shift click. Ah, aspetta. Ah, ok, Queste ecco qui qua. le butto via, vaffanculo.
Cosa vuole il curvetto? Ah, eh sì, se carrio troppo macio lugage, giustamente. Ah, le pietre adesso evito di raccoglierle. No, io indietro. Sì, anch'io sono a, sono a 29 su 50, mi dà molto fastidio, però non posso prenderne più. Sono avvelenato, perché? Le rane, sicuro. No, ero, sono salito sulla tua... Ah, le vespe. Aiaiai, no, le plepi. Che bella pianura qui. C'è anche... Le plepi, raga. No, aspetta, avevo visto... Sono... Ma mi piace, ragazzi, oh. Non è male qua, eh. Qua non è male. Carina. Cioè, è un po'... Vieni più in su. Non posso, sono troppo triste, mo. Ma butta robe. Ma butta via no, roba. No, non perché sono pesante, adesso sto scarico di stamina, andiamo. Qua, qua sopra, facciamo... Ah, la fegna, marisci, balanchi. Qua dove sono io? Sì, che anche vicino all'acqua. Ti può stare. Ma questi spero che col piccone li butti giù poi, queste cunette qua. Io confido che si può fare questo lavoro. Allora, là c'è una pietruzza. Se volete possiamo andare anche vicino al, al marchio di Sabacco, eh. Vabbè, abbiamo questa, magari è importante. Aspettate. Moro, dietro c'hai un venditore. Testa di buco. Testa di buco. Scemo. Qui c'è chiaramente... Un altare di Peppe. Vabbè, io direi che Eliezer, intanto facciamo... Vieni qua. Facciamo qualcosina qui. Mettiamo a fare... Vediamo. Qua c'è una bella... Qua siamo in alto e c'è un po' di spazio. E che non so come... Sicuro, ragazzi, come funziona quando metti giù la casa? Cioè, quando fai il pavimento, si adatta al terreno e quindi ti viene tutto incrinato la... O la terra si piana? Perché se si piana nel terreno lo possiamo fare anche qua. Tanto poi si sistema. Doveva fare la watchback intanto. Eh sì, io no, è che la volevo fare dentro la casa. Ma la casa non ci puoi costruirla. Io non sì, puoi fare edificio. Ah, non è vero, non hai ragione, hai ragione. Bisogna fare prima la workbench. La metto qua. Ma è uno scheletro che viene attaccato da un... Pirla. Allora, possiamo fare i pantaloni. Chi è? Ah, il corvo. Ecco, l'arco grezzo, vedi? Vedi qua? Spaccato, no, bone fragments. Ecco, questa è una cosa brutta purtroppo, ragazzi. Cosa? Se uno sta usando la workbench non la puoi usare tu. No, c'è scritto il punto di lavorazione ha bisogno di un tetto, dice. No, la puoi... Traciccia. Ho capito. Ah, perché adesso le possiamo fare, gli azzardi. Sì, perché sta sbloccando 7 4, miliardi di robe. Fai 4, 2, edificio, c'hai tutto adesso. Oh no, sono troppo triste, sono fisso adesso. Penso io, gli azzardi, aspetta, faccio un quadratino qui. Non pesavano niente. Tanto faccio una casettina. Anzi, guarda, allarghiamola anche un po' di qua. Ti dirò. Oh my god, ragazzi. Devi fare il pavimento, bro. Ma volevo capire come funzionava prima. Casa vuole, devi fare il piccone e spianare. Aia. Vabbè, teniamo così per adesso. Aspetta, la workbench e poi la butti via dopo. No, non puoi, se, non puoi usarla se non c'è il tetto sopra la testa. Ah, ancora, non c'è ancora il tetto. Lo faccio adesso il tetto, aspetta. Wood floor funziona anche per il soffitto, dite, ragazzi. Ma secondo me sì. Vediamo. Chiesa, tecnicamente ce l'ha il tetto sopra la testa. Altare perché sono sicuro che non fosse quello là. No, però... non funziona. Ma no, c'è il tetto apposta. Non ci casca, Lieza, non ci casca. Ma c'è il tetto apposta, c'è. Ah, rimuovi, mouse 3. Ah, ok, tasto centrale. Allora, vabbè, faccio. Ho sbloccato un po' di roba. Ma dici che funziona facendo questo trick? Secondo me no, non lo freghi. No. Postazione troppo esposta, mi sa che devi chiudere. Rompilo, Liezar, fai martello e tasto centrale. Fare dal punto più alto dovevate farlo. Ma perché non sapevo come funzionava il terreno? Adesso lo sappiamo. Questo qui come sotto e mettiamo il tanto pavimento Moro, sopra. Adesso facciamo, chiudiamo qua, poi dopo prendiamo il piccone. Mi sta sbloccando. Eh sì, quelli della workbench. Ascoltate un attimo. Adesso facciamo un attimo, chiudiamo un attimo questa cacata. Sblocchiamo così la workbench, facciamo il piccone e livelliamo come vogliamo noi il terreno. A parte perché me le dovrebbe mettere storte le cose, scusami. No, così. Adesso, se noi ci facciamo adesso una casa 4x4, ma se intanto facciamo abbiamo così, la workbench. No, l'ho provato, ma non... No, dico, questo qui è il pavimento. Poi la mettiamo qui sopra le robe.
Ma hanno detto che si può livellare col piccone, quindi perché non fare il piccone? Prendiamo il piccone e ci livelliamo il terreno come vogliamo. Ma noi. Prima devi fare la casa di merda. Beh, ma la facciamo 4x4, poi la buttiamo giù, tanto non è che... Tanto ti ridà la legna, non so se te la ridà tutta. Posso ma... distruggere... Tasto centrale, prendi il martello e tasto centrale. Ma non mi ridà un cazzo però, beh. Ti ridà un pezzo o due, non te la ridà tutta, mi sa. Vabbè, ma tanto farmare non è un problema. I muri li avete messi al contrario. Oh. Da come cosa, si capisce? Da cosa lo deduci? Io ho detto dritto. C'è la staccionata fuori, lo metto fuori. Però vabbè, facciamo anche il contrario se sbagliamo. No, credo che la staccionata va tenuta dentro. Va bene. Vabbè, intanto dobbiamo fare una casa del cacchio adesso, quindi... Ma cambia, l'hai fatta troppo grande, l'hai fatta. Sì, adesso butto giù. Pezzo. Andiamo qua. Allora, 4... Quindi funziona così, questo verso ma dentro. Ma non possiamo fare già il pavimento prima di... Vabbè. Vabbè, ma tanto, vediamo se chiudendola funziona la workbench. Tanto. Beh no, comunque, però... Vediamo un po'. Ciao gatto! Ben arrivati, belli! Ben arrivati, belli, grazie gatto. Non riesco a sistemarlo, questo pezzo, incredibile. Ok, che potrei anche iniziare a chiudere qui. Ah, vedi, qua non me lo fa rosso, dice blocked, perché c'è il terreno instabile, ragazzi. Quindi tutto al cazzo abbiamo fatto. Qua mi dice, qua me lo blocca perché c'è la cunetta. Aspetta, prendo altra legna intanto, che mi sa che stiamo a fare... No, non è vero, c'è un botto, niente, non serve. Facciamo come dicevi tu, Moro, proviamo. Facciamo il pavimento e poi ci mettiamo sopra le robe. Allora, però prima dobbiamo fare una roba. Rompi tutto quanto. Non me lo fa rompere. Ah, perché c'è quello sopra, mi sa. No. Punto di lavorazione mancante. Ah, senza la workbench non non si può craftare un cazzo. Aspetta, la rifaccio. Ma che cazzata questa? Questa è un po' una stupida. Ma quindi, scusami, non mi posso portare la workbench in giro? Si livella in con la zappa. Il piccone serve per le pietre, crea un buco nel terreno. Ok. Ma ragazzi, quindi se io voglio andare in giro e mi devo craftare delle cose dalla workbench, devo rifare ogni volta la workbench? Non si può fare... Cioè, devo rifare ogni volta la workbench con una casa intorno? Non puoi craftare in giro così, Ma giusto, non si può. Cioè, nel senso, perché mai dovresti craftare... Perché con la workbench fai un botto di roba in più. Senza workbench non fai un cacchio, fai solo il martello, l'accetta. Fai le robe essenziali, giustamente. Ma se mi si rompe l'arco, lo devo riparare sempre. Te ne porti due. Vabbè, non importa. Fai la workbench, aspetta, faccio io. La metto dove era prima o la sposto, a sto punto? Mettila... Qua contro il muro? Non la fa mettere, ragazzi. Tanto qua dobbiamo fare il pavimento, mettila anche fuori. Qua, sulla cunetta? No, sì, ma mettila dove ti pare. È rosso? Ah, qua non è rosso. Qua non è rosso. Ok, però il martello giustamente mi colpisce. Ezra, ci fai luce? È appena finita la... Dovresti poterla rifare con la resina. Cosa fai? Allora, pavimento. Perché rompi tutto? Chi lo sta facendo? Chi l'ha fatto, scusate? Io stavo craftando. No, crollano, secondo me, le cose se togli... Ah, ma ho tolto la roba di qua, ho tolto il crollato a destra. Cos'è quella linea tratteggiata? Ah, l'area di costruzione, credo. Aspetta, immagino devo andare da... Sì, ma ragazzi, qua. A me per te... Io non vedo un cacchio, però. Non so cosa sto facendo. Posso usare l'ascia, però questo guai. Ah, ragazzi, forse posso fare martello e torcia. No, col martello e torcia non te lo fa fare. Ecco, questa è una cacata. Scusa, mi fai tenere l'ascia e la torcia, ma non posso tenere l'ascia e il martello. Perché, scusa? Pizza? Okay. Ti droghi? No, più legno metti, più fa... Ma non mi sembra... Faccio un cazzo di luce comunque. Ma mi si è rotta anche a me, ragazzi. Si è rotta la pippa. Allora facciamo il pavimento così. Perché il martello va solo con la falce, va bene, ragazzi. Allora facciamo. Ok, ma io adesso ti direi: spacca la working table e la metti qui. Devo rifarla subito, sennò va tutto in bona. Aspetta. Allora. Grazie, Bresaolone. Ciao, Bresaola. Cosa ho sbloccato, ragazzi? Il chopping block. Possiamo fare la legna, il pezzettone di legna. E il pezzo di legno su cui ci meni con l'ascia, ragazzi. Come si traduce in italiano? Il ceppo. Il ceppo con il...
Aspettate, ragazzi! Fermi! Oh, che bellezza! Cazzo. Sì, ma bisogna mettere il tetto, sennò non si può fare... Vabbè, adesso piano piano ci organizziamo. Allora. Allora. Quanta legna avete? Che sennò ve la droppo. Vabbè, la faccio io i muri, aspetta. 4. Lavorazione, edificio. Facciamo. Wood wall. State mettendo dentro... Ma ho già finito i muri. No, per chiudere, dico. Sì. Oh, povero Mercurio. Puoi arrivare proprio da lì. Cioè, puoi fare la scala, Moro, in caso. Ok. Non abbiamo... Mi sono scordato la porta, ma... Vai, c'è il gate, Moro, c'è il gate. Faccio io, aspetta. Col gate. Faccio io aspetta, col Marco, gate. Fermo, fermo. Ma che è lì la porta? Dobbiamo fare in mezzo. Scala, allora, va bene. E la scaletta? Come... Poi chiudiamo. Era meglio farla più a sinistra, lì era già fatto. Sono giuste? Vai al centro, Liezar, poi mi dà fastidio. Ma la mia OCD... Poi mi devo ammazzare, Liezar. Ma che è sta roba? Non è una porta, eh? Vieni. Aia. Non si possono fare le scale lì. Che cazzotto tu dato? Mangio una fragolina. Così. Sì, si possono fare in casa. Ma che brutte, non più belle le altre. Ma da dentro è perfetto, non so fuori cosa state vedendo. Da dentro è perfettamente centrale ed è tutto giusto. Non so io cosa state vedendo da fuori. Che cosa? Dico, è centrale la ma no, ma perché le scale non si potevano fare le altre. Perché ci sono due tipi di scale. Comunque dobbiamo fare anche il tetto, sennò questo qua ci dice che siamo dei pirla, allora, facciamo, alziamo le mura, va. Sì, alziamo un pelo. Wood wall. Woodstock. Mi sa che bisogna mirare il bordino del petto. Eh sì, mono. Però è un gioco serio, mi piace. Dai, ma il gate è sbarellato, però. Ci sarà. Dimmi che ci posso mettere qualcosa. Ci sarà lucerna, sì, c'è il mezzo muro. E non me lo lei fa mettere. È il mezzo muro. Il wood half wall hall motherfuckers. No. Fai tu, Moro, lo faccio io. Ma mi hai spostato, infame. Adesso siamo nudi. No, non è vero, qua manca un pezzo, ragazzi. Allora le finestre non si possono fare. Io, ma si è rotto? Io mi ricordo di averlo fatto. Moro, sto troppo tardi. Non si possono fare le finestre, che fastidio. E noi, parasta. Lascio un buco, credo sia semplicemente lascio un buco nel petto. Allora, intanto facciamo il tetto, io faccio il bordo per il tetto. Lo posso fare anch'io, se vuoi, ce l'ho già pronto. E fai... Porca puttana, come si fa a salire, cazzo! Moro, stai tranquillo. Ma così, devo fare il pavimento uno per uno. Ma che fai? Faccio il pavimento. Ma non è il tetto questo, è un pavimento hai fatto. Eh sì, ma perché c'è il tetto? Sì. Vabbè. Ma scusa, cosa di paglia? Scusa. Ah, quello di paglia. Ma io lo voglio fare di legno il tetto, scusami, di paglia lo devo fare. Mica siamo dei cavernicolis. Però te lo permette di farlo di legno, usando il pavimento. Ma non si può appendere sta cosa? Ti permette di farlo però. Vabbè, facciamo il tetto di legno, il tetto di Carmine. Allora, lascio quasi quasi passare la luce lì, lasciamo il buco, Va bene, ma io sto cercando di capire, ok, allora forse funziona così, aspettate, guarda. Piace come idea? Sì, sì. Ci dovrebbe essere anche il modo di... Ma che fastidio, perché l'ultimo è così? Ragazzi, mi sparo! Perché l'ultimo è così? Ho sbagliato? Ho sbagliato, l'ho rimesso. Fammi uscire subito, voglio vedere. Ma toglilo e rimettilo. Ma questo dobbiamo mettere. Sì, un po' più giù, ragazzi. Madò, il cielo è terribile, ragazzi. Cosa sta succedendo in cielo? Ok, ce l'ho fatta. Arrivo subito. Ora, dall'altra parte... ma dobbiamo fare poi anche il Come si fa? Dobbiamo fare anche il pezzettino di... sì, di lo legno, voglio mettere io lì. No, non di legno, c'è la punta, c'è da mettere. È la casetta di Nazario Nesta questa qui, ragazzi. Come si fa a mettere? Moro, mantieni la calma. Non mi calmo. Ah, brucio! Ma brucio! Non entrare in casa, Moro, Come no? Non mi No, muovo. Che magari dai fuoco a tutto, non so come funziona questo gioco. Come faccio a mettere il pippi? Moro, te lo faccio io, guarda. Non si può. Ma come? Ma non è quello, Marco, ma non c'è importa, il tetto. Moro, non importa. C'è la punta. Tanto la casa mica è questa. La butto giù, Marco. Ma
Ma non è questa la casa ancora, via. Possiamo usarla voi. Moro! Voglio metterla a punta. Ma vabbè, me la mette all'esterno. Tanto Moro, la facciamo dopo la non casa bella. La facciamo molto, dopo. Non serve a niente adesso fare la casa bella. Chiudiamo la puoi mettere all'esterno. La punta. Come fai a metterla all'esterno? La punta? Sali su e metti la punta. E come perché... salgo? Ragazzi, si può fare la volta. Basta. Facciamo la zappa e ci ho già la casa. Boh. Marco, via. Cioè, ti sembra che c'è passato uno con lo scalpello. Dai, fammi livellare il terreno. Moro, vieni qua. Vieni qua, livelliamo il terreno. No, vaffanculo, Marco. Anzi, devo fare anche il piccone. Poi infatti qua il geometra sono io, mancato. Mi ha spuntato la casa, mi ha spuntato. Sono fallito, però sono l'arco, in teoria. La caccia io. Allora, fatemi fare il piccone. Ragazzi, non si può fare il piccone, mi disprezzo. Come si fa il piccone, c'è ragazzi? La zappa, serve la zappa per livellare. La zappa l'ho già fatta, ma il ci sono di mezzo le pietre, io non le voglio le pietre. Ragazzi, non c'è il piccone nella workbench, devo upgradearla a livello 2. C'è. Ah, ragazzi, dobbiamo potenziarla a livello 2, mi sa. No, ma ragazzi, questa non è la casa. Nella casa nuova il pavimento deve essere dritto. I tetti devono essere uguali. E Liezer si è fatto male. Che è successo, Liezer? Liezer, preso fuoco. No, sì, però ho capito come fare la cosa. Fai quello per cucinare anche. Qualcuno mi dice come si fa il primo. Si sblocca dopo il primo boss, se non sbaglio niente, ragazzi. Dobbiamo solo livellare, dobbiamo lasciare. Quindi le pietre non possiamo toglierle. Mi ammazzo. Mi ammazzo, ragazzi. Mi ammazzo. Non puoi avere tutto subito. No, ma dai, posso... finiamo tutto. No, no, ma mi va bene. Mi va bene che non possiamo livellare qua. Dobbiamo cambiare zona. Aio. Beh, puoi livellare, ma le pietre ti rimangono qui. Che faccio? Scusami. Non capisco. Allora. Dammi luce qui. Ma il giorno quando. Ma perché faccio il pollice, il thumbs up? Ma come si spara con l'arco? Fatemi livellare qua. Hai già fatto l'arco? Ah, blocca con l'arco? Ma perché dovrei bloccare con l'arco? Scusami. Arrivano i goblin, mi difendete, Moro? C'ho l'arco, Marco. Ma qua c'è una pietra! Ma mi toglie l'erba, però. Moro, aiuto. Anch'io. Ma mi sa che c'è l'invasione notturna, ragazzi. Ragazzi, ma l'arco è una merda, eh. Aia! Ma cosa vuol dire? Ma cos'è sta merda? Ok, gli ho spaccato la faccia. Adesso non mi carica più le frecce. Mi permettete di lavorare con la luce? Niente, è tornato il giorno, a posto così. Allora, io voglio questo colpire... non si può togliere. Ah, non avevo più la stamina. Con questo arco cerca di mirare in alto. Minchia. Cioè, se io voglio colpire gli Ezer, no? Requisito mancante. Cioè, ti ho mirato in testa. Sei a 2 centimetri da me, la freccia ti passa attraverso... Quello. Ah no, è Marco. No, ragazzi. Grazie, Deddo. Grazie mille, Deddo. Ok, posso anche tirare sul terreno. Allora, che frecce sto usando? Quelle belle. Ah, così l'equipaggio, quelle di legno, va. Marco, bravo, fai l'orto. Vado. Ragazzi, vi do una brutta notizia. Si può lavorare il terreno solo se c'è una workbench nelle vicinanze. Quindi comunque avremmo dovuto fare quel lavoro che abbiamo fatto. No. Allora, noi in teoria dobbiamo uccidere... Cos'era? 8 cervi per... Vedi, Moro, il tetto? Ah, la pietra. Sì. Non ho più pietra, ragazzi, dobbiamo farmare pietre. Vero, davanti è terribile. Mi date tutte le pietre che avete, ragazzi. Non c'è un coso per... Oh, Marco. Dove le hai messe? L'ho buttata. Ah, me l'ha presa da solo, sì. Ok. Ma 9? Ma capito, quello non c'avevo, scusa. Per fare ogni blocco mi servono 4, qui un casino. Ma non so contenta, questo bastardo. Allora, qua abbiamo le rocce. Come volete... Dove volete che appiano? Perché abbiamo le rocce delle balle in mezzo. Lo stento consuma stamina. Giustamente, perché se è accovacciato stai faticando come una bestia. Ragazzi, ma dove io livello? Ditemi di sì, vi prego, perché lo disinstallo. Dove io livello ricresce l'erba poi, vero? O no? Non puoi picconarle via. Non abbiamo il piccone. Qua dopo il primo boss. Ferri che so che ci ha giocato un sacco, dice di no. Ferri, ma che mi dici? Adesso sono incazzato. Un pezzo di pollo. Qua di cinghiale.
Vabbè, oh, vediamo. Ma adesso non c'è più nessun animalo. Allora, ti può rimettere col rastrello, però dico. Ok, va bene, almeno quello. Posso usare anche dentro casa la zappa, Ferri? Ovunque, ovunque, eh. Io sto ancora andando in giro scalzo, tra l'altro. Cosa sono? Un monaco tibetanus. Ma se... Ah, qua non c'è la workbench. Eh no. Oh my god. Ma ragazzi, mi sa che ci conviene a sto punto tenere... la casetta qua finché non abbiamo il piccone, sapete? No, 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 no. Sa che ci conviene far così, ragazzi. Che succede? Yezar? Eh? Dimmi che hai sentito. Era... ho sentito un fischio. Ah, è la carne. Porca miseria. No, il fischio era da qualcuno di voi, non era la carne. No, la, no, sì, no, 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 ma è era un altro rumore, era un altro rumore che ha fatto un altro fischio. Ma l'arco fa schifo, quindi? Sì, una merda terrificante. Ma lo voglio fare lo stesso. Allora, coltello di selce. Col coltello di selce, secondo voi si potrà fare il... Beh, saranno semplicemente i materiali che abbiamo adesso, però più resistenti, immagino. Poi c'è lo scudo e l'asta. L'asta, se il tuo occhio marchia a morte una cosa, lascia che il tuo braccio invii il messaggero. Ma l'asta di selce la lancia, ragazzi, ma che... che traduzione! Vabbè. Wood Tower Shield, questo è buono. Grazie, saluti Ricky. Ya! Yeah, credo grazie si mille legga. Per gli 7 mesi. Le casse non si possono fare, ragazzi. Porca puttana. Credo. Fermo. Credo, fammi vedere con... Forse ne erano 7. Orazione. Credo. Colpito, ah no, la cassa si può fare, sì, mi serve la legna, l'ho finito. Trofeo di cervo, pelle di cervo, training rack. Ah, la testa di cervo toccherà dare... Probabile. Uccidere molto più cervi per entrare nel Valhalla. Cazzo, io voglio giocare per sempre a questo gioco. Anche io, Marco. Bellissimo. Voglio sparare i cervi. No. Porca puttana. Porca puttana. Impossibile l'arco comunque. Mamma mia, Marco. Ce n'ha messa di tempo per cadere sta cacata. Non c'ho più. Ora, me lo vuoi dare a me? No, col cazzo, Marco. Gli sono c'è un archer ormai. Un figli pulla davanti, eh. Dove? Davanti a me, se riesci a coprirmi. Ce la faccio adesso. Quanto fui, oh. C'è la stellina, quello lì. Ma ti ha fatto malissimo, sbaglio? No. No? No, mi togli 4, mi togli. C'è un altro. Ma lo posso menare con l'ascia? Dai. Se non te lo facessi fare. Bene. Ho perdito. Prison Chains. Arrivo sotto. Vai, vai. Ma porca bigliozza. Porca beard watching. This tool used. Ah, tubo dell'acqua. This tool used for landscape. Use perfect complete to the hammer. Use. Ok, vabbè, ho raccontato cosa serve le sito. È lentissimo, ragazzi. Ok. Non mi devi rompere i coglioni, tu. Foglie. No, domani mattina niente meme review. No, domani mattina no, però la dovremmo fare effettivamente, prossima settimana o quando riusciamo. Preso. Okay, ho fatto 3 casse, ma forse non ce n'era bisogno. Niente meme review perché sta settimana siamo pieni, ragazzi.
Sì, no, le casse sono piccole, ho non fatto mi bene, dà sì. un'altra testa di cervo, però. Bamba, un culo. Ambra, la mettiamo qua. Abbiamo la Scudo tunica tondo per fare i dice. perri. Qua c'è un'altra cassa, secondo me. Fa vedere un po'. Ok, delle piume di corvo. No, ragazzi, comunque la fame, io sono andato oltre il 60, eh. Sì, sarà 100 al massimo. Non so. Vedremo, penso di sì. A giudicare dalla barra, direi che siamo giusti in proporzione. Vado a fare un po' di materialoni. Ma sei tu quello, Moro? È un maiello? No, non è Lieza. Penso. Sì. Io sono a caccia di pellet. È uscito un DLC per For the King. L'abbiamo fatto anche in live. Anteprima, tra l'altro. Sì. Oh, shit, non li avevo visti. Ma... Ah, il carbone! Lieza, ho fatto tre casse. Mi ha dato il carbone e mi ha sbloccato robe. Io ti odio a te. Ragazzi. Non mirandolo, penso. Maledettamente stupido. Niente testa di petto. Cosa serviva per l'arco, legno e selce, immagino, per le frecce? No, pelle. Pelle? Sì. Sono grattato i duroni dei piedi, mi sono grattato. Che schifo, Moro. Foresta nera! Che fame, stai fermo, ragazzi! Stai fermo, voglio venire... Ma come? Beh, è dolce la foresta nera. Davvero? Sì, la torta, la foresta nera. Non lo conosco, non lo conoscevo. Sì, ma non mi sembrava uguale al resto, vabbè. Non... Allora, per l'arco serve 8 di pelle. Io ne ho depositata, quindi la riprendo e vado a cacciare. No, ma ho fatto, Marco, okay, fatto il cartello. Uccidere prima il cartello, dov'è? Sopra la porta. Ci dice perché qui è molto duro durare. Ma così l'hai messo, scusa. Perché si può mettere, credo, solo così. Allora devi fare tutto il articolato. Sì, sentite il verso. Eccolo. Vediamo la nostra preda. Ci avviciniamo un attimo, fermi. Miriamo molto più in alto. E colpiamo. Fatta, ragazzi, ormai siamo diventati dei cacciatori veri. Io mi sono di pelle per fare l'arco. Sì. Io ce n'ho un botto, sì. Quella che devo prendere, infatti, la pelle, quella che sto andando a fare. Ve la vengo a dare io. C'ho 7. Ah no, perché servono i ritagli di cuoio, non la pelle. E come li fai, sì, i ritagli di cuoio? Uccidendo i porcelli l'ho presa io. Ho ucciso un cervo, ragazzi. Ormai sono fenomenale, ragazzi. Mi ha dato la pelle, la tanning rug e non l'ho visto. Me ne servono 8 e ne ho 4. Ora portamene un po', va. Ce ne ho 2, ce ne ho di frammenti di culo. Io c'ho pelle di cervo e ritagli di cuoio, che sono quelli che ho fatto prima dal cinghialotto. Che cosa? Forse mi conviene andare nell'altra. È vero che quella di Portal è una foresta nera. Mark, tu sei? Quale sei? Arrivo a casa. Eccomi. Casa. Allora, è quello di là. Ho sentito una freccia? L'ho sentito. Sarà gli Ezra che combatte. Io ho trovato una marea di... Gianluigi Parid. No. Grazie. Ora ne ho ben 5. Ma di qua ci sono solo cervi, comunque, in questa foresta che abbiamo qua davanti. Io voglio i cinghialotti adesso. Qui ne ho appena accesi 2. Qui... ok, ti vedo. Io voglio i pantaloni di ceci, voglio. Puoi farteli più avanti, però, mi sa, perché no, serve un po' di roba. Solo il materiale, mi servono i frammenti di no, culo. Esatto, quello intendevo, che bisogna farmare un po'. Ho sentito. Ah, il goblin ancora, ma basta. Poi per della resina, tutto questo casino ogni volta. Le deposito, tanto che cazzo servono, mo? Io ho fatto 3 casse perché contengono veramente cioè, relativamente poca roba. Mm-hmm. E gli faccio le freccine, va. Grazie Felix. Grazie Felix.
Non vedo maledetti. Ma qua c'è ancora il fuoco che abbiamo fatto prima, ragazzi. Fatemi cucinare, va. Finisce mai? Cucino un pochino. Se mettete il ceppo vicino alla workbench si potenzia. Il ceppo o la workbench? Ceppo, immagino. Provo cinghiali. Io ne sto trovando una mare. Vediamo un po'. Edificio, lavorazione. Chopping block, questo. Chopping block mi servono 10 di selce, però non ce l'ho. La zattera si può fare. Vedi. Ah, sono tornato al villaggio di prima. Non pensavo. Era quel maledetto. Ok, Otacon. Bene, bene, bene. A livello 2, così craftare le cose a livello 2. Sì, servo 10 di... Te, Marco... Consigliereste per i 16 euro che costa? Ma in compagnia vi divertite, ma 16 ragazzi. Euro, ragazzi, sì, dai. Ma anche da soli, in realtà. Non sembra limitato, per ora. Ce l'hai, Marco? 12. Liezza forse ne ha di più, bro. Ne ho 38. Ne serve 10. Minchia, 38. Aspetta, finisco di prendere qua, poi vengo a depositare tutte le robe che so. Eh sì, tipo io sto prendendo le pietre, quelle le metto tutte nella cassa, se no non cammino più. Tanto si può craftare solo a casa, ragazzi, quindi lasciamoli a casa i materiali, non ha senso neanche portarli dietro, però. Io non sto trovando cinghiali, no, incredibile sta cosa, eh. Ma ne manca uno e non lo trovi. Ah, lo vedo. L'ho shottato, ragazzi. Da cucinare. Ma l'ho shottato. Che cosa? Cinghiale. Ho dato una mazzata ed è morto. Si vede che era un pippone. Vieni a portare. Anzi, vieni a fare direttamente il ceppo, Marco. La selce già ce l'hai. Tanto c'ho 6 su 5. Su... Ha una marea di cose addirittura. Perché effettivamente, allora, giocandoci partendo da zero. Non si riesce a capire. Anzi, ma roba... si può settare la casa sulla mappa? Basta metti sì, puoi mettere il segnalino, infatti fammelo mettere. Se te clicchi a destra quelli sono i segnalini. A destra? Casa. Ah, della mappa, sì. Se lo vedete voi? No. Devo farlo io. Non c'è modo per farlo. No, l'ho tolto. Aspetta, lo faccio anch'io. Casa. Ok, l'ho settato. Allora, Moro. Fai il ceppo, fai. Ma lo faccio direttamente fallo io. Direttamente tu, sì. Lo metto di fianco dentro o lo lascio fuori? Tanto mi sa che è uguale. Ci devi mettere il letto e te lo segno in automatico. Vabbè. Lo mettiamo qua di fianco, guarda. Sì, per adesso di bug effettivamente. Cioè, l'unica cosa... che ha un pochino me e il frame rate che è un pochino eccoli così, là però workbench livello 2 allora. Non abbiamo trovato bug veri. Freccia infuofata. Ma la workbench livello 2 l'ha fatta da solo? Ok, vedo già due, quindi già ci sono. Qualcuno mi può dare un ritaglio di cuoio? Non ce l'ho. Ma che palle. Ah, sono vuote tutte ste casse, le metto tutto qua. Sì, no, le ho solo fatte poi. Guarda, qua metto la pietra, per esempio. Ok, non ho più cibo da cucinare, però io ho un botto di cibo, lo metto la nella testa cassa. Di cinghiale. L'ultima cassa ci metto il cibo, eh. Ah, un trofeo. Provo a piazzare. Cucinare sta carnina. Porto ah, no, devo combinare. Tanto... Ragazzi, due cinghiali mi servono, dai. Come zucchero, mi sono messo ad ascoltare. Aumenta di livello finché c'è un ceppo in range. Va bene. Che schifo, ragazzi. C'ho la cappella in testa. Altro hai che... anche meno vita, comunque. Stai attento. Chi? Tu, hai meno vita del... Anche io, in realtà. Tutti. Ho meno vita di chi?
Del 100%, dico. Ah, beh, abbastanza. Ah, 80, io, minchia. Grazie, noi, Steve. Grazie mille per i 21 mesi. Oh, sta salendo adesso. Pantaloni di cuoio, tunica di cuoio. Oh, ma un cinghiale? Solo rane e cervi sto trovando. È buono. Io le rane non l'ho mai vista ancora. Ma i cervi tanto non può. Adesso grazie, sto facendo stealth. Grazie, Pushy. Grazie, Pushy. Quanti? Ma solo cervi si trovano. Ah, sono rested adesso. Siete molto belli a farci la resub. Sono i cervi che ci servono. Sono rested per 10 minuti. Un cibo. Che io credo anche di essere con le palle al vento. Qua dove sono io, Marco, ci sono i gran cinghiali. Aspetta, aspetta. Non ti senti più riposato, mi ha detto. Dov'è la stanchezza? Sì, rested. Ma è riposato semplicemente che non ti cala più. Non ti cala la vita, Roger. Normale. Ho ucciso due cervi, ragazzi. Mi ha dato okay, un'altra testa di cervo. Ne servivano 8 in teoria. Ne ho uccisi due, non m'ha mica data. Sento questi cervi abbaiare. Capito, ma Moro, ha senso farlo adesso che non abbiamo per difenderci a modo ancora? Colpisco, ma scappa. Magari parte subito la boss fight, non credo, però. Boh, vediamo un caso. Ma tranquillo, Crispy. Io non trovo cinghiali, ragazzi. Preso. Un pelo questo, ma ce n'era un altro di fianco. Non sentitevi in colpa se non riuscite a farla sub. Basta che guardate la live. No, beh, non è sì, un problema. Chiaro. Sì, la sub la fa chi può. Chi può permettere solo e basta. È un esatto. Morto di fame. Il fatto, ragazzi, è che puoi ucciderli i cervi andando stealth tranquillamente. Ne uccisi due adesso così. Sono il problema è che tre. Devi andare piano piano. È una rottura. Invece, magari con l'arco sei un po' più comodo. No, Marco, ho detto un po' più comodo. No. Un po' più comodo. Io devo farmi 3 km a pecore. Con il resto è proprio difficile. Con l'arco, se hai culo, ce la fai almeno, dai. Però cinghiali niente, non c'è verso. Io mi volessi fare tipo. Insomma, la stamina, Stel, perché è fatica camminare così, ragazzi. Grazie, Polpo. Grazie, Polpo. Polpo. Ma chi è questo coso? Grazie, Polpo. Comunque, la notte, porca puttana, arriva subito. Ecco, Nicola, sub, grazie a Nicola. Crispy, grazie mille, belli, grazie mille per il grazie supporto. E grazie anche ad Agos. Ci sono un e sacco di Agos. Persone carinissime. Grazie cioè, Agos. Quindi, siete proprio belli. Quindi mi fanno sembrare ricchi anche Grey... i poveracci. Ah no, Grey Dwarf. Ho letto Dwarf. No, Grey Dwarf è un nano... Nano grigio. Nano grigio, ma non è mai un nano, scusa, è un goblin. Con la nostra preda. Grazie anche Agos per 17. Grazie, ma io non trovo. Sta mangiando il gnaro della sua pisellata. Sento freddo. Sento la vita che c'è. Molto più resistenti comunque ai cose. No, è diventato improvvisamente buio, sento freddo. Mi viene il cagotto, torno a casa. Ho trovato un occhio di nano grigio. Ma il cinghiale, ragazzi, scappa anche se vado stealth. Ma il cinghiale non scappa, ti attacca. No, a me stanno continuando a scappare adesso. No, mi sono scappati tre. Ma c'hai la torcia in mano? No, ero senza torcia prima. Adesso sì, prima. Perché no. La torcia hanno paura del fuoco, i cinghiali, c'era scritto. Merda, però adesso ho lasciato giù tutto e non posso più craftare nulla. Nelle praterie, nella foresta nera, forse intendi? La foresta nera l'ho scoperta prima e c'era scritto. Ciccio, guarda che sei una pippa. Non ti conviene mica, eh? Almeno. Però non vedo. Va che mica si scherza. Aia! Ah, fissi sorta! Oh! Oh! Ora posso farmi l'arco. Vedi, si fa con calma le cose. Scudo di legno, voglio fare l'ascia di selce, voglio fare. Perché io sono un mastro dell'ascia, non sto usando il brandello. No, il brandello, l'upgrade suo c'è, eh. Brandello... No, allora, c'è l'asta di selce, una lancia. Pilon. Si è rotta la baldrona qui. No, Marco, che sfiga, eh. Faccio il randellozzo. Ah, con la resina si faceva.
di più, me ne ho due. Ah, è vero che posso uccidere anche gli uccelli. Allora, fammi spegnere il culo. Marco, facciamo due chiacchiere. Certo, certo. Intanto provo i tasti della tastiera. Allora, arco grezzo, forgia. Ah, o vampire. E di legno, forgia. Ma come ciucciano le frecce, ragazzi? Ora ho l'arco. Hai bellissimo l'arco. Cosa dicevi, Moro? Mi sono trovato subito a mio agio. Certo. Agio. Certo, certo, ma... È che non vedo la preda per adesso, certo, però. Certo, certo. Voglio vedere poi come la colpisce la preda. Prova a sparare a me, Marco. Mi metto qua. Eh beh, c'hai un po' di delay, però è buono. Sì, sì. Abilità migliorata. Hai colpito. Devi farla palombella. Sì, ma siamo a 2 centimetri. Vedi, ti ho colpito. Vabbè. Ma vedrai che con la preda andrà molto meglio. Ma più che altro è che sono lentissime le frecce. Cioè, che cazzo vuol dire? Quello sì. Ma no, mi piace anche che riparare le robe qua. Sì. Però allora c'era scritto: oh no, ho riparato tunica di cenci. Ma per chi la voleva riparare? Credo fa una roba, però. Posso farmi la tunica di Pripuz? Sto morendo di sete, di soldo. Mi ripara robe a caso? Non ho capito. No, lo ripara a caso senza usare niente tanto. Schiaccia e via. Va bene. Fate come volete. Ah, non consuma materiali, cioè riparo tutto, quindi vai, ripara e via. Ma tanto devi tornare a casa ogni volta, io ti ricordo questo No, piccolo vabbè, ho capito, però particolare. sì, continui a riparare le robe, Sì, allora. quello sì. Grazie Rob! Grazie Rob! Grazie Rob, grazie benvenuto. Rob, ben arrivi. Ben arrivi. Allora. Cibo. Ma questo infatti provo a riparare l'ascia appena la finisco. La skill dell'arco, fa vedere tra l'ottigia cosa aumenta. Skin bows. È vero, effettivamente puoi salire anche con danni l'arco. Danni con l'arco, non ti dice un cazzo, non ti dice. C'è anche il nuoto. Però vedi, magari farmando poi l'abilità, tu magari sei magari più... ci sono archi più... che fanno meno palombelle. C'è comunque la workbench di altri livelli ancora, quindi... Ah, spara male perché non ha la skill e non la sa sparare, dicono infatti. Tu non la sai sparare, ma come si permette? Tanto è caduto, Moro. Oh. No, come si fa a riparare qua, Moro? C'è il martellino. A sinistra c'è il martellino. Ah, sì, sì. Ah, va a caso, ripari tutto, perfetto. Perfetto, perfetto. Dato, ricordatevi di fare il giveaway, mi raccomando. Amici, stasera c'è il torneo di Apex, siete pronti? Siamo noi che dobbiamo essere pronti. Io, guarda, quella figuraccia che abbiamo fatto ieri mattina, sono cagatossato. Vabbè, però almeno le kill le abbiamo fatte ieri mattina, dai. Non abbiamo fatto bene come posizione, quello sì. Come posizione no, ma era come posizione come kill, no, però abbiamo meno, fatto anche come kill, abbiamo fatto una ventina di punti l'avremmo fatta. Da Dio. Una ventina di punti sulle kill. Vabbè, Moro, ma tu considera che lì fai in 2 ore e sei anche più più come si dice, anche più abbiamo fatto 2 ore. Sì, ma sei più, cioè al torneo sei più consapevole che devi fare punti e vai più safe. Ieri siamo andati un po' sì, Rob. A fallo duro. Auguri, Rob. Che bello, ostia, Rob. Dai. Elguris. Per favore, il figlio lo puoi chiamare Marco? Grazie, eh. No, io lo chiamerei... Beh, magari una figlia, Marika. No, Marika. Ma cosa c'è? Piace, c'è no. Il fuoco? A me non dispiace. Beh, non è però brutto, però preferisco Marco al maschile, nel senso. Chiamalo Marico. Cosa ho trovato, Marco, ragazzi? Che è? Lascia finita. Ma perché? La potete riparare adesso? Grazie, però. Adam. Hai fatto il Prime da noi. Adam hai fatto World. Il Prime, ti sei subato per gli 8 mesi. Grazie, quindi Adam. Hai switchato. La... Grazie, grazie, Adam. Grazie mille, Adam. Il profeo dice: un bel sblare, ma avrei bisogno di uccidere molti più cervi. Questo in inglese. Vabbè. Io non ho ancora trovato l'ultimo coso che mi serve. Io sto tagliando la legna. È maschio, ok. È maschio, allora chiamalo Peter Pan. Peter, no, in Italia non ci sta. Io sappia il femminile di Marco e Marta, no. Marta, cioè, no. Marta no, è Martino. Allora, come significato no, magari... sarà Martino. Come... Martina, è vero, è Marta. No, Marta, ma allora, Marco, come significato forse ha ragione lui, ma il maschile è sempre stato Marika. Mi hanno sempre detto così anche i miei professori a scuola. Perché lo chiedevamo ogni tanto e mi dicevano... Ma perché...
Come significato penso sia Marta, comunque, perché effettivamente Marco è a che fare con Marte, il dio del... Marco è Marte. Ma Marco significa tipo dio di Marte, dio del pianeta, cesso. Di questa cosa qua. Ho trovato un cesso, una latrina. Sembrerebbe. Oh, voglio il giorno io però. Cazzo, devo andare a cacciare. Cacciare. Penso che in giro lo stesso. Ma non vedo un cazzo, non vedo. Poi sento freddo. Io sto prendendo la legna freddo. Perché le frecce costano Marco significa leone. Aia. Non proprio, Sior. Sior significa stronzo, invece, penso un po'. Magari è vero, che sa. No, magari c'ha anche a che fare con leone, ma la stronzo, spiegazione di Marco l'ho sempre saputa e non è quello. Marika non è Mario. Ma sono morto, ragazzi! Mario e Maria, presumo. Mi venite a tirar su? Come sei morto? Mi è caduto l'albero in testa, quanto pare. Marco, devi stare attento, lo sai ma che non fare so il se boscaiolo mi è complicato, eh no, ti respawnerà all'inizio. Ma ho perso la marca, ma se ascoltate Wikipedia. Ah, sono lontanissimo, ragazzi. Ma ti sei respawnato, ti tiravo su. No, non ho fatto niente, ho fatto da solo. Ha fatto completamente da solo. Perso la c'è la tua merda qua comunque. Vabbè, arrivo adesso. Non lo dirà dove è la mia roba, no? Spero. Però vabbè, la si vede da qui. Ah, esatto, il letto per respawnare lì, probabilmente, sì. Mm-hmm. Quando muori, muori, Ma magari significa anche leone, ma la spiegazione ufficiale... Io avevo anche i libri dei nomi con i significati, e anche lì diceva Marco che ha a che fare col dio Marte e queste cose qua. Sono sicuro di sta cosa, ragazzi. Controllate su Wikipedia. Dov'è che si reparano le cose? C'avevo il libro, quindi. Acqua. Anche perché il mio nome mi sono sempre informato. Quindi. Ma qui non consuma niente. No, è gratis. Infatti, non ho capito. Poi, dico, allora perché mettere la durabilità. Sì, semplicemente per quando sei lontano. Riferito al dio romano Marte, il dio della guerra. Sono il dio della guerra, ragazzi, ma non è vero. Bisogna continuare a cliccare finché non hai nulla da riparare. Okay. Sto un paio. Sì, comunque il dio della guerra lo sapevo. Cioè, l'ho sempre letto. Anche a parte che c'era anche in Xena ed Hercules Marte che era il dio della guerra. Quella luce lì. Cos'è sta roba? C'è questo. Schifo missile. Cazzo, schifo. Amici, la mia cassa dove la vedo però? Qui c'è tutta una luce incredibile. Ah, eccola lì, sì. Senso vuol dire scemo di merda, ma non credo. La casa è sollevata, che fastidio. Un letto non reclamato. 8 di legna serve. Ma io li metterei i letti. Però a sto punto facciamo così. Magari ne basta uno, magari. Pandello non mi serve. La legna c'è nelle casse. Ma le piume, ragazzi, scusate, perché ho delle... Ah, ho ucciso un... Quando è caduto l'albero, ho preso un... Grazie al corvo che mi dice sei morto. Grazie no, a noi mille. Per ora The Sync non mi sembra che ci sia. Boh, almeno non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti, no. Cioè, non è così palpabile, diciamo, se c'è. Moro non è... Fare sì. Il leone è il simbolo di San Marco. Vabbè, ma quello che c'è. Il significato di Marco non è quello. Comunque, ha a che fare col santo, non col nome Marco. Ah, che male le rane, bastarde. Poi io sono leone di segno zodiacale. Effettivamente, però sì, questo credo sia una coincidenza. Legna, Infatti, c'è sempre la schiena. E si può saltare, anche la notte. Quindi facciamo i letti. Facciamoli anche per il respawn, va? Sto facendo un altro... Perché tanto non possiamo livellare come voglio io adesso, quindi così. Allora, che devo fare? Giusto, il pene. Allora, la legna l'ho presa, possiamo fare così. The point, che paura, moro. Possiamo fare... Li metto qui. Paro innanzitutto. Saluto la signora Maria. Intanto. Ah, la torcia non si può riparare comunque. Quella bisogna rifarla. Il nome leone significa Marco. Ma che vuol dire ste cacate? Ma. Che vuol dire significa Marco? Marco ha il suo significato. Allora leone significa dio della guerra, scusami.
requisito mancante, mi serve il legname. Robocop è un problema di Twitch, quella cosa che fa ogni tanto che manda avanti e indietro da solo. Sì, no, c'era un cervo lì. Purtroppo è da mesi che c'è sto problema e lo fa a caso. Comunque, i siti danno un po' di contrasti sul web, perché alcuni siti dicono addirittura che il contrario di Marco è Marica, è Marzia. Altri ho letto Marica e poi c'era scritto Marca, che a quanto pare esiste. Ok, non credo nessuno abbia dato il nome a sua figlia Marca, però... In inglese è già più particolare la... Ho letto per essere usato deve avere un bonfire vicino, non potete creare Marcella bonfire perché sul derivato, legno, sì. Quindi potete rompere... Un pezzo di pavimento. Ma che merda. Ma scusami, Simone, cosa vuol dire gli Ezzar? Non mi è mai interessato, cioè. Sono incazzato. Otacon. Poi una merda quella cosa lì, effettivamente. Ho ucciso un... Ma ragazzi, sono... Ho due frecce e due kill, Due frecce e due kill. Questo è quello durissimo. Ma raga, tre frecce e tre kill, fortissimo. Via via, tutto il loot. Allora, ci servono i cervi, giusto? Servono i cervi, sì. Vuoi che ne ho visti due? Uno. Simone significa Dio ha ascoltato. Doppio peppeteo. Niente testa di cervo qua purtroppo. I cinghiali si sono estinti. E non ci si due poco fa. Grazie, non l'ho shottata. Grazie mille. Non ho shottato la cerva. Grazie quel ragazzo. È Borbox. Ah, ma ci sono le combo, ci sono. De che? Delle botte. Cioè, se io continuo a cliccare spammando... Vabbè, niente cervo, raga. No, no, se colpisco il legno non me lo fa. Oh, là, finalmente posso fare l'arco. Devi andare in spedizione, comunque, contandoti già cosa ti serve, cosa... Perché sennò non ce la fai, non esci. Allora... Non puoi fare niente, sennò. Tipo... Devi, sai che ti servirà tanto l'arco perché devi combattere, ti devi craftare un tot di frecce. Esploso, invece, sto ragazzi, cielo. Ci dite come si aumenta il peso? Perché quello è importante se deve andare in giro, eh. Almeno averne 100 in più sarebbe utile. Ma se io il falò lo ficco sotto il legno? Beh, no, perché sennò basta anche quello esterno che è lì vicino. Sembra un po' una cazzata tutto, comunque di togliere il pavimento, che cazzo vuol dire? Ma per fianco queste robe qui no, non va bene. Ma poi non c'è scritta sta roba. Vabbè, arredo. Ma intanto mi manca la legna, ma l'ho fatto da due, mi sa che la legna... devo fare da solo. No, lo faccio. Faccio anche un po', però. E no, beh, falla comunque, serve sempre. Ho trovato un sacco di pietra, ragazzi, la porto in casa. Veramente tanta, non acquistando l'oggetto dal mercante. Si trova nella foresta nera, ma quasi mai nella prima isola. Ah, ok, va bene. Otacon favolosa, già ha finito il gioco. Achievement, il suo achievement ha già fatto. Ma quanto sta rotolando sto? Ma è rimasto in piedi. Allora, avete detto, l'ultima cassa era quella del cibo, quindi vi non butto ci si qui. Passa, niente. Qualche funghetto e qualche carne che cruda. Che boh questo! Voi. Testa di cinghiale la metto qua. Allora, Sleep the Night Away. Ok. Sarà altre frecce. You can store items. Ce l'ho già. L'ho bussato. Ok, yeah. Va bene, ho capito. Però ho fatto troppo, devo farla ancora più lunga sta cacata. Ma mi dice a riposo, nel senso quando entri in casa ti dice che sei a riposo, in quel senso, e basta.
Purtroppo ho fatto tutto inutilmente. Preso un cervo. Vediamo cosa dà. Ok. Attenzione, ragazzi. Due teste di cervo. Da uno, da un cervo? Mi sa che uno ce l'avevo già, non me ne ero accorto allora a sto punto. Come si cambiano le frecce da usare? Che destro. Perché ci sono più frecce, ragazzi. Sì, ci sono quelle di selce, quelle di legno. Mi sa che ho fatto solo quelle di legno io per adesso. No, io voglio provare a mettere... Allora, quante ne hai tu, scusami? Eh? Quante ne hai tu di teste? 4. Ce la facciamo, mi sa, eh? Ce n'ho 4 io. No, 6 siamo. Altre 2 ne servono. 8 erano? No, altre 4 allora. Sono altre 4, dobbiamo farmarne altre 4. C'è un cervo. Vai, Yezar. Un cervo, un cervo. Magari ho fatto collateral, ho preso tutte e due. Io lascerei a sto punto il passaggio. Ho mancato. Yezar, guarda che ti ho visto che corri con la clava lì nella foresta. No, è l'arco. Ah già, è vero che c'è il pisellone. Fagolina. Ah, con la Q c'è l'autorun. Oh, la farò mai. Oh, ottimo. Io non lo farò mai. Autorun. No, è una cosa fighissima. Soprattutto quando inizio a giocare gli MMO tipo World of Warcraft, l'autorun è la cosa più comoda del mondo. Maria. Te la chiamo? Sì. No, sono geloso. Non c'ero, stavo in notte. Uno era qua sopra, ma mi è scappato, purtroppo. No, aspetta, ma vi servono i teschi? Teste. Ma alcuni li abbiamo messi nella... Io l'ho ucciso! Qualcuno l'ho messo nella cassa, prova a guardare. L'ho ucciso, ragazzi! Pare che uno ce l'ha io. Allora, se io metto quindi il fallo qua sotto... Sì. Però non sono sicurissimo. La freccia non si può riprendere, ok. Per me la vita massima che arriva è 80. No, è 100 secondo me. No, 84, ok. Sì, non sto salendo. Non ha senso, sarà 100 per forza. Quindi metto 3 letti. Poi inizio però a reclamare ciò che vuoi. Aspetta, arrivo subito. Quando chiudiamo. Arrivo subito io che sennò... Poi vabbè, no, sono già qua. No, io ero nella foresta addentrato di brutto, però... Direi che per il cibo non abbiamo troppi problemi. Ma no, cibo si trova all'infinito. Certo, non hai... Se vai avanti a funghi, se ti trovi in un fight, tipo con un boss, e tiri full a 0.5, mi sa che non te ne fai un cacchio, però... Il letto ha bisogno di un tetto. Perché tremato? Ero io. Adesso allora... Sì, perché dobbiamo chiudere lì. No, ho messo un po' di carne, prendetela proprio perché io ce l'ho. Basterà fare il pavimento comunque per il tetto, dite, o rifacciamo dopo? Io rifaccio. No, ma a parte che non è il massimo, secondo me, anche lì farlo a punta. Cioè, possiamo fare il piano di sopra. No. Con le scale facciamo il piano di sopra. Sotto il tetto. Facciamo la mansarda, facciamo. Requisito mancante, mi serve la legna. Ottimo. Lo io, moro, vieni qua. Ma legna, va. Ma ci sapremo come va la così tanta, però sì. In cosa, se si può sapere, Otrebor? Che ha detto Otrebor? Otrebor è che ha finito gli esami, adesso si deve laureare. Ottimo. In cosa? Funghi. Ragazzi, le piume ve le metto nella seconda cassa. No, seconda cassa materiali. Prima cassa, metto le piume. No, questo no. Adesso chiudo tutto, ma... Vabbè, le fragoline me le tengo. Ok, quindi adesso posso... Ah, sono troppe. Il letto ha bisogno di un tetto, quindi il pavimento non conta come tetto, ragazzi. Quindi... Pavimento no. Allora dobbiamo fare per forza la puntella della caltracca. La facciamo così, facciamo innanzitutto. No, Otrebor, no, attacco Nocek. Sociologia.
Faccio altra legna, ragazzi. Fai altra legna, va. Muoio. Grazie, Gabriele. Ciao Gabriele, grazie. Sono 10. Siete il primo canale Twitch che ho seguito. Vabbè. Anche se non abbonato. Voglio... Grazie, bello, grazie mille. Grazie, Gabriele. Beh, tanto adesso sei 10 mesi abbonato. Quasi un anno. Ragazzi, qua mi casca in testa, Ma c'è una scaletta verticale? Manco per il petto. Ma scusa, ma per forza uno muore. Ho tagliato l'albero, è rimasto in piedi. E sta girando. Oh! Sì, anche a me è successo prima, poi si è incastrato sull'altro albero. Che macello. Voglio fare un'ascia più potente adesso, però. C'è? Possiamo farla... Quella di Selce dite che è più potente. Devo guardare. Presumo di sì. La sblocchi dopo, tecnicamente. Me la faccio subito, allora. Anche perché a sto punto immagino che il legno bianco, quello lì duro... Aia, vi si sorta. Legno bianco, quello duro... Immagino dia più legne. Più pezzi di legno. Credo. Oh. Questi ragazzi che fatica a fare queste cazzate. Però lo trovo divertente costruire. Io prima mi stavo divertendo. Sì, sì, ma è solo il posizionamento delle puttanate che è un po' una rottura di balle. Per il resto è molto carino anche come vengono sulle cose. Requisito mancante, Marco, mi serva la legna. Tieni, te la butto qua, sono alla workbench. Ma me la sono sbattuta nel mento, vabbè. Grazie. La selce mi serve. Era seconda cassa, non ho dato lì a zona. Con il mezzo 40. Muro, sì, è vero che si può fare anche quello volendo, C'era il cervo, è sparito. Scusami, ma l'equipaggiamento però, no? Tipo l'elmo, il vestito, poteva mettermelo in un'altra cosa? Tipo facevano un manichino nell'inventario, io vedevo cosa avevo nell'inventario. Ciao Nisha, come stai, bella? Ciao Nisha. Ciao. Allora, ti piace sto gioco? Ma vaffanculo, potresti divertirti, guarda, un sacco, secondo me, tu su sto gioco. No, l'ascia di selce la posso fare. Sì che la posso fare, mi serve legna, giustamente, non ce l'ho, l'ho data tutta a Moro. No, vado a fare. Come andare a dormire dopo il turno di notte. Yezar, fatti l'elmo di cuoio se hai cose del cervo, Sì, il gioco è in accesso anticipato e rimarrà probabilmente per molto legna. Tempo. Anche se comunque non è. Oh no, aspetta, allora, che la faccio adesso, piano piano. Sto facendo l'ascia di... voglio fare l'ascia di selce proprio per farmarla più velocemente. Calleon! È cascato tutto, Moro, ho rotto tutta la foresta! Ottimo, Marco, vediamo se faccio strike anche io. Ma ne ho rotti tutti, guarda, Moro! Oh mio Dio! Ma sta crollando tutto, vedo. C'è una catena, ho rotto tutta la foresta! Legno, guarda che disastro! Però ho fatto un botto di legno, ragazzi, stonks! Guarda qui! La tipologia è il mio genere, beh, si inizia. Non è male questo. Per essere appena uscito ed è ancora il super early access. Sì, no, te ci diverti, sicuro. Ragazzi, ho rotto tutto. Ma ricrescono gli alberi? Ditemi, devo togliere il ceppo. E come fanno a ricrescere? Non possono. Se è la cosa reale, non possono crescere. Ah, non sarà reale, infatti, sta cosa, secondo me. Con tutti gli alberi che ci sono, non penso ci sia bisogno che ricrescano. Non lo so, Moro, E noi abbiamo fatto una casa un po' così. Ma parla un po' così. È bellissima, Non ha delle finestre, ok. Ma che se ne frega delle finestre? Sono io voglio sempre fare fuori, un ranch. Io lo voglio fare, alla fine dopo le faccio. Io voglio il ranch con la stalla. Ma domani vuoi fare quella cosa o facciamo questo? Non mi ho capito. No, io farei quella cosa. Ok. Io non quindi so di cosa parlare. Perché lunedì. No, perché mi hanno dato la chiave di Little Big Planet, che in realtà è Little Nightmare 2. A me il primo mi ha fatto schifo. A me il primo mi ha fatto schifo. Oh my god. No, è che... Cioè, mamma mia, ho rotto tutto anche io. Il primo mi ha fatto caccare, però cioè in realtà solo per la storia, perché l'atmosfera e tutto, l'atmosfera il gameplay era molto carino, sì. Però mi ha delusissimo il fatto che facesse cagare al cazzo, non ti spiegava niente di niente, ed era terribile per quello. Ma ragazzi, i semi di faggio si ripianteranno allora gli alberi? Ci ho pensato adesso. Semi, sì. Mi ha fatto anche Little Big Planet. Little Big Planet è bellissimo. È molto bello Little Big Planet. Però Little Nightmare 1, cioè io che l'avevo seguito dalla Robby, tra l'altro, che poi
però era una merda perché ho seguito tutto fino alla fine perché ero curioso e alla fine finiva. Usa semi di faggio con cosa? Senza... Ah, bisogna metterli in punti specifici. Non puoi usare i semi di faggio. Il 2 è uguale all'1. Ah, devo Magato zappare. Mica l'ha finito. Guarda, scusate. Sicuro. Sicuro devo zappare. E poi col 7. No, niente, non è quello. Cioè, a me il gameplay, la grafica e tutto dell'1 piaceva un sacco. Mi ha fatto schifo il fatto che alla fine non hanno spiegato un cazzo, era tutta interpretazione senza che potessi interpretare niente perché non c'era nulla da interpretare. Ma porca. Ragazzi, non ho capito come si piantano i semi di fa. Il rastrellino, ok. Il rastrello dopo, immagino, Otaku, no? Sarà... Ma, ragazzi, qualcuno è in casa? No. C'è il cervo proprio fuori casa, uccidi dietro. Lo sto inseguendo. Aspetta, faccio lascia di selce. No, niente, è scappato. No, dov'è? Chiesa, lo prendo io. È un prequel questo secondo capitolo, mi scappa il sasso. No, è andato troppo in là. L'hai ucciso, Liezza? No. Aio, che dolore. Ma sono salito di io, pilito. Vabbè, lascia la butto, ragazzi, la butto qua in... Ma scusa, riparala. Ah no, che faccio quella di selce, ce l'ho pronta. Guardala qua. Adesso posso... In teoria posso rompere cose più pesanti e prendere più legno. Quanto bisogna mirare in alto, però, per sparare. Mauro, vuoi altro legno? Quello è il suo punto di forza. Ma ripeto, 37. Se è identico al primo, girati, anche Mauro. La storia è un problema, però, ragazzi. Non avrebbe senso. Che mai dato. Tanto inizia a scendere la place. Ce n'ho ancora, in realtà. Ce n'ho 46, se vuoi, però. No, ma ne ho farmato anche io. Vabbè, i semi, ragazzi, aspetteremo il rastrello e li pianteremo. Parto subito, sì. Parto appena finiamo qua, parto subito con Last Guardian. Non credo di finirlo oggi. Credo che ci vorrà ancora un paio di anni. Sì, anche io non penso ce la fai a finirlo oggi. Vabbè. Ok, grazie. Ho preso il letto. Vogliamo fermarci a sto punto? Devo settare il letto, come fammi si giusto setta? Finire la... Basta che premo. Prendo quello in mezzo io, ragazzi. Marco Minciones letto. Io sono Marco Minciones. Chi salva? Però salva Mauro, presumo di sì. Di fatemi sì. Finire il tetto qui. Dopo allenamento intensivo, Mauro. Sì. Puoi venire e giochi con me, Vector, dopo. Annunciato Pedro Pascal come Joel, raga. Sì, abbiamo letto. Ok. Fatemi fare... E anche la ragazzetta che farà meglio, visto che io non mi ricordo se era brava, sinceramente, in Game of Thrones, anche perché a parte che Game of Thrones non è che lo seguivo così appassionatamente. Pedro Pascal, ragazzi, è quello di WandaVision. Mandalorian. È quello che ha fatto Mandalorian. Che ha fatto sembra... anche altro, altro. Vabbè, io... Di Mandalorian ho visto solo la prima puntata, però sembra bravo lui. No, ma ha fatto anche altro. L'ho visto anche in altri. Ha fatto Kingsman, ha fatto Game un sacco di roba. No, ma è un bravissimo attore. Ed è molto bravo. È bravo lui. Ok, va, ho fatto la finestrella. Stonks, ragazzi, io prendo quindi l'ultimo qui. Mi disconnetto. Reclama. Io in teoria lo adesso... prima salvare, no, dormi, mi sono messo a dormire. Vabbè, dormiamo. Qui c'è solo... Ma dai, ma mi sta covando in testa il corvo, però. Ah, ops. E non ce l'ho. Mi sa che abbiamo passato la notte. Sì. Vabbè. Vediamo un po'. Però c'è il salvataggio notte. In basso a destra, ragazzi. L'autosave. Dovrebbe essere il salvataggio. Tu non puoi salvare. Si chiama Ramsey. Ramsey. Bella Ramsey. Gordon. Ma Ramsay. Che Gordon. No, sarà. Io mi ricordo qualcosa. La bambina l'ha fatto. Sono uscito dal gioco. Ho sbagliato. Si è fatto disconnetti. Sì. Vediamo un po'. Provo a riconnettermi. Esatto. Riconnettiamoci un attimo. Vediamo se abbiamo tutto. Per favore. Fammi vedere che. Se no, fa vedere la password. Vediamo un po'. Fare inizia il gioco. Porfido. Io l'ho fatto il porfido. Inizia gioco. Marco Minzione. Bisogna aspettare che carichi tu. Server. Sì, devi caricare tu prima. Non lo so, perché qui c'è... Bella Ramsey, ecco. Inizia server. Non vorrei che inizia server me lo formattasse, quindi faccio solo inizia. No, inizia server credo sia per giocarlo in multi. Io non me la ricordo, Meringot, quindi fai tu. Cioè, mi ricordo... La vedo e dico, ok, l'ho già vista, però non mi ricordo se era brava la città.
te perché le ultime stagioni non le hai viste. No. Era... No, ma lo so, cioè i personaggi però me li ricordo, perché comunque vedevo le immagini e le cose spoiler, io anche i video. Ma spoiler, però lei non me la ricordo. Sto caricando. Ok, sì, funziona, siamo qua. Allora posso. Allora posso. No, aspetta però, non mi fa... Vabbè, tanto siamo a posto. Vabbè, ok, se funziona. Vabbè. Quit, via. Sono proprio divertito, mi piace un casino. Perché vedi, qua si farma. Qua si farma. Non facciamo cose... No. Cose a... Come si dice? A comandamento? No, allora ragazzi... Richiesta, tra virgolette. Una cosa che non facciamo, non ci chiedete, potete fare gli auguri a mia zia, a mia cugina, perché è veramente sì, brutto. Si capita in live. Anche perché poi lo dovremmo fare per tutti, esatto, ed è un casino. Perché non avete idea di quanti ce ne arrivano di questi messaggi, se dobbiamo stare dietro a tutti. E... Poi, un abbraccione a tutti, ovviamente, ci mancherebbe, però... Salutaci tuo figlio, sì, comunque, se un saluto fa... anche, fagli gli auguri, chiama, se... Ah no, non è gli auguri, no, è cosa c'è, se è il suo compleanno, voleva chiedersi se andavamo a fargli la festa di compleanno. Comunque tu scrivi, il massimo non ti rispondiamo, robe così, non è che ti blocchiamo, ti mandiamo a cagare. No, assolutamente. Comunque, noi ci vediamo adesso con gli Ezer, quindi subito rimanete collegati qui. E stasera col torneo. Stasera con il torneone dalle 8 alle 22, mi raccomando, ragazzi. Ciao belli, grazie a tutti. Ciao.